Hangout è in diretta, siamo in diretta. Ci sei, Davide? Oh. Sì. Ah. Allora, farò vedere poi Square Enix, boh. Final Fantasy 17. Battle Legal. Allora. In diretta, tra un po' iniziamo, parleremo delle tre super livetta. Hanno fatto vedere Shadow of the Beast in una conferenza da Sony. Ma Mercolone che deve fare? Sì. Chiamalo. Sì, Mirko, cazzo di fa. Mirko non c'è, non pervenuto. Ma la chat io ci sarei, c'è qualcuno? Eccoci. C'è Backsoft. Backsoft ha fatto il canale TeamSpeak dei Lo FreeFree. so, lo so, lo Lo so, lo sai? so. I know. You know. Says. Cazzo, bro, mamma mia, o canti o fai rumori altissimi alle orecchie. Buonasera, stai in forma. No, stai. C'è un volume alto, tu mi Come stai strilli. irritabile? Ah, sì, dai. Oh. Allora, Bloodborne, Shadow of the Beast. Quindi Shadow of the Beast non l'hanno fatto vedere su... Ma de Mannaggia. Quindi conferenza Sony bocciata. Allora, che cos'è che devo fare? Poi cominciamo che devo fare le cose, mi dimentico. che? Ecco, infatti, serio. L'ho visto affacciarsi, Mirko, forse, può darsi. Io Mirko, vieni, vieni che ti aspettiamo. gioco Stefano? finta di non rispondere, Tarico non c'è, Pippa. Come non c'è? Ah, ecco che dovevo fare, devo bere la birra. Ah, birra. Madonna. Come l'hai aperta? C'era un po' di aria dentro. Sì, perché per me la birra è un'arma letale non convenzionale. La cervezza maschina. Wow. Ah, ecco che devo fare lo spam su Steam. Allora. Oh, vediamo se sto Rise of the Tomb Raider se è diverso da quello che abbiamo visto. No, è quello. Vabbè. Se c'entra Mirko possiamo dare. Ah, ma Fabio. No, Fabio non c'è. Fabio, come l'abbiamo cresciuto, l'abbiamo perduto. Esatto. Allora, che cos'è che volevo fare? Ah, sì, No Man's Land, vediamo. No Man's Kai. come Kai. Kai, non era? Kai, cosa? Kai, No Man's Sky, non è così il titolo? Ah, è vero.
Davidone, che dici? Com'è? Che dici? Niente di che, lo so. Di qualcosa di bello. Scusa, passai 3 ore, 2 ore da quando ci siamo. Non so, è venuto proprio un abbassamento di sonno. E quindi si sveglia, c'è un abbassamento. Esatto, quello. Sì, tanto ci sbriga, aspettiamo solo. Ecco, Mirko lo vedo che è entrato. Figata, no? Men's Land. Eh sì. Oddio, l'erba verde, l'erba arancione a me dà un po' fastidio, proprio il resto. Allora, facciamo tutti nelle città grigie, futuristiche, che gli spara tutto e va bene. E cioè, lo sai che io mi piacciono e ci campo proprio lì, proprio. Vorrei una città così. Questa è quella di Scandal, bro. La nigga che hai messo... Sì, no, stasera la dedico a lei. No, no, è lei di quella di 3, non è quella di Scandal, bravo, bravo. Bravo, bravo. Uova di pterodattilo intatte, certo. Un nuovo video di Danny Meglio, che bello. Che dice? Grande Danny? Ma che ne so. Meglio? Parla di Dottor Clavis. Ma ci sono ancora i mitici commenti sulle tre del nostro mitico twittatore folle? Mi vedeva Davide. Aia, porca cazzo. Ti sei ferito anche oggi, Simo? No. Grazie al cielo, no. Minchia, No Man's Land. Ho capito se Mirka ha detto che c'era alle 10:30 che ha scritto sul gruppo. Mo finisce Se non siamo... che aveva scritto. Ah, prima delle 2:30 non c'è. E allora dobbiamo iniziare in 3. Aspetta un secondo che arrivo. Sì. Final Fantasy Agito. Ma penso sia Agito. Vabbè, però se iniziamo e facciamo senza di Mirko. Iniziamo senza Mirko. Che famo? 10:30 aspettiamo Mirko? Ma neanche proprio. Però se dobbiamo parlare delle tre. Dobbiamo parlare tutti insieme. Allora non parliamo. Allora non lo facciamo. Facciamo, diciamo, cazzate in diretta. Io non faccio 10:30 e poi finì l'una. Ma neanche proprio. Madonna, come siete negativi. Questo... Perché per aver fatto un pochino tardi. Ieri sera. Ma tu ieri sei andato a dormire. Oggi hai dormito? Ma che vuoi? Perché, Mannaggia. Dov'è che è scritto che arriva alle 10:30? Sul gruppo nostro. La chat che dice? Ciao chat, che porcona quella di Ubisoft. Aisha Tyler, ma vogliamo fare un commento tutti, diamo direttamente il link e diciamo delle cazzate insieme agli ascoltatori direttamente e poi chi sale sale? Potremmo farlo. La facciamo così? A occhio... Che dite, chat? Minchia.
Meglio Cioè, fare. Giovagnoli che chiede a che ora? A che ora può? Sta avvenendo in questo momento. Faccio anche l'hashtag, vediamo. Che depressione, ragazzi. Oh, è sonno, è sonno. Caro Mario Dai, venite a 64. commentare, salite voi. Mario, vieni, venite con Neronzio, Beck, Alaska, venite su a commensale. Ecco, sentite che Bruno più o meno si sta spegnendo, con tutto che dorme più di noi. Io stamattina mi sono svegliato alle 5. Quando tu andavi a Ma vaffanculo, letto, che vai a far su alle 5? Che hai fatto? dovevo lavorare. Alle 5 è l'orario giusto per lavorare. Questo. Se è un mese che non sto svegliato alle Col 5. caldo, Beh, ma certo. perché? Poi te lo spiego. Cioè, c'è gli orari così? Ti Simone. impostano gli orari così? No, Sono io perché che tu fai il scegli. giro dalle due femmine e vai a raccogliere i soldi, vai a riscuotere. Mi auguro siano pieni di battute di alto livello come l'anno scorso. Vabbè, che faccio? Vado il link qua. Chat, La chat che dice? Se vengono. che fate? Entrate, io metto il link. Davide ci sei sempre. È vero che però se metto il link noi stiamo su TeamSpeak. Che cazzo di link devo Dobbiamo mettere? rientrare tutti su Hangout. No, stiamo qua, non facciamo cose complicate. Ah, ci spostiamo su Free Free. No, stiamo qua a fanculo. Non perdiamo tempo, non perdiamo cosa. Ma boh, iniziamo. Iniziamo. Davide, ci Allora, sei? Bruno ci... Bruno... Davide? Davide si è addormentato. Mi sa che si è addormentato. Pronto? Lo sta facendo finta, chiaramente. Pronto? Ci C'è. sei. Ci sei? Sì. Ciao, iniziamo, Davide. Secondo che devo andare a pisciare. Vai. Ragazzi, siete... Ragazzi. Ma hai spammato pure l'inizio? Siamo così? Sì. Sì, che stanno tutti a dormire nel posto 3, maledetti. Io più di quello che ho fatto non potevo fare, quindi non farò più nient'altro. Aspettiamo di venire cosa? Davide? Ah, Fabio, via. Grazie. Almeno quello. Sì. Ah, buttiamoci sul coso, dai, dove sta? Mazza, manco gli Eccomi. affezionati nostri ci abbiamo. Simone è la disdetta oggi. Simone, siamo Vabbè, stanchi dai, anche noi. allora. Ma di fare cosa? No Man's Land, grazie. Ti regali ancora qualcuno. E chi è questa? Aisha Tyler. È sempre lesimo. Ma che è lei? È quella Sono tutti di uguali, Ubisoft. negri. Cioè, che è vero, non ci ho pensato, dai. Vabbè, allora cominciamo? Sì, vai, cominciamo. Yeah! Allora. Bru, se non te calmi te me ne vado io, che non ce la faccio a sentirti Allora, bentornati, benvenuti a una nuova puntata di Free Playing, il podcast che sta sveglio fino a notte tarda per seguire le conferenze dei giochini per i bambini. Con poi me ci far sta. tardi a scuola il giorno dopo, però. Esatto, e alle puntate. Quindi con me ci sono un riposatissimo Bruno Barbera. Ciao Bruno. Ciao Simone. Ecco, un non altrettanto riposatissimo Davide. Io vorrei mandare a fanculo Bruno che si è dormito tutt'oggi, ieri e fa lo stanco mentre qua te soffre Il nostro tanto. Davidone Alexandre Fiandra, che io in qualche maniera condivido perché io che sono Simone Cognome Andreozzi, sto qui con voi alla 94esima 95esimo. 95esima puntata di Free Playing. Abbiamo da dirvi che insomma veniamo da adesso dalla conferenza Nintendo che abbiamo seguito in diretta sempre su Free Playing. Eravamo a Los Angeles, noi oltretutto a seguire la Esatto, conferenza. siamo Siamo ancora tornati ora c'è ancora un po' dal di jet viaggio. lag.
Siamo in aereo, esatto. Io nel però frattempo... mi sono preso le pasticche e l'ho superato subito, il jet lag. Esattamente, è controballato Davide, Bruno, e invece io e Davide che abbiamo fatto ieri alle 5 di mattina per vedere Sony, e oggi, il pomeriggio, io lavoravo e lui non so cosa facesse, Davide, ma per seguire... Io sono andato a vedere se c'avevo il cancro, non c'avevo il cancro. Ah, ecco, sì, sì, non, ce l'ha, non ce l'ha, quindi i hater di Davide, non, dovete trovare un'altra maniera, anche stavolta, oltre che farlo mangiare male. Così. Esatto, io andavo male anche stavolta. Ho sconfitto il cancro con successo, ora farò una di quelle immagini tipo su Facebook col cartello. Ho vinto, esatto, contro il cancro. Esattamente, quindi, e, venendo a, tornando a noi, dicevamo, ah sì, e la serata conclusiva, almeno per quello che riguarda le conferenze delle tre, cioè per noi è serata, per loro è giornata, e pensavamo di fare una puntata un po' più specialina su quello che abbiamo visto in queste, in queste 4-5 conferenze, che sono state Microsoft, EA, Ubisoft, Sony e Nintendo oggi, anche se si narra di una conferenza Square Enix che io onestamente non ho visto. E, ma non c'erano la console Square Enix in collaborazione con Apple, la Square Apple Station One U. Esatto, e quindi dicevamo, ah sì, no, scusate che No Man's Land mette le foto della presentatrice di, della conferenza Ubisoft, io mi distraggo molto moltissimo, quindi dovete scusarmi. E anche il nostro se... tema della serata, la mitica Aisha, esatto, Tyler, che ho scoperto, io, che, ho scoperto che era anche quella che faceva la fidanzata nera prima di Ross, no, prima di Joey e poi di Ross in Friends. Se ve la ricordate, ci sono state un po' di puntate che prima Joey e poi Ross c'era questa fidanzata che era tipo una super biologa, super intelligentissima e tutto quanto, era lì. Però era negra, era quello che faceva ridere. Guarda, un negro che è stupida. Un negro vestito bene, sì. Ovviamente, come potete sentire, stasera siamo anche in forma ridotta. Salutiamo sempre che... il nostro ascoltatore di colore. Salutiamo sempre, ciao, com'è? Che fa ridere, che riesce a scaricare i poschi e a sentirli con il suo cui. Bene. Beh, sempre, con, sempre detto col massimo dell'affetto. E, un abbraccio fortissimo all'ascoltatore di colore. E salutiamo anche in chat, che è ridotta anche la chat, siamo ridotti qui, è ridotta la chat, non so se durante la serata succede qualcosa, dovrebbe passare anche Mirko, dovrebbe venire un po' più tardi, perché ha da fare, visto che è stato pure tutto ieri, è stato sottratto alla sua famiglia, salve Kinuz che è appena entrato, e dicevamo, ah, ricordate intanto che Free Playing comunque va avanti, Free Playing si alimenta di voi, della vostra gioia, della vostra, del vostro calore che ci dimostrate tutte le puntate, anche se siamo pochi, anche se sono le 5 di mattina e altra gente c'ha 2000 agenti che li seguono, noi ce ne abbiamo 100, ma va benissimo così, perché sono 100 che valgono 100.000. Non esagerare, Simo. 10. Massimo, alle 5 proprio di mattina, sì. Alle 5 di mattina sono 10, non so, certo. Però sono tutte famiglie numerose, quindi probabilmente sono... Beh, però Simone, vogliamo dirlo che... Quando stanno stato... facendo... Comunque no, scusate, interrompo, ma sul Nintendo Digital Event, il Treehouse, stanno facendo vedere un gioco bellissimo con i robot giganti, che non so che gioco sia. Dovrebbe Non è essere un gioco bello nuovo proprio. di Miyamoto, tipo, che ha detto che ti devi costruire il tuo robot e poi col pad e poi io devi andare a mandare a fare ammazzate. E poi spazzi il pad addosso a mamma. È bellissimo, Simone. Cazzo. Sto per andarci. Sto per andare. Anzi, se voi Twitch sapete... Su di Nintendo? No, su YouTube. Bello, mamma mia, sembra Doshin the Giant ritardato. Comunque, vabbè. ma c'è Miyamoto lì proprio. No, però... Ma vedi, no, Miyamoto, no, eccolo là, oh. Vedi che sul paddone c'hai... Scusate, ma ho sentito qualcuno. Persona. Ho sentito una voce io, scusate. Sì, è quella merda di Mirko che arriva in ritardo. Ma come quella merda culo, di... Dai. Ma scusa, l'ha detto 10:30, poraccio. Fatto, ciao, Mirko. Scusate, ma Miyamoto, fatelo dormire, però, salvatelo. Povero, guarda che stile. Ma ancora c'è il Direct? Stanno facendo la Treehouse.
tutti i giochi che per qualche motivo non hanno fatto vedere in conferenza. Allora, dicevamo, Mirko, che fa il segno del pene gigante, oltretutto, in questo momento. È quello che vorrebbe tanto lui. Comunque, sembra mia nonna, mia quella che è morta. Sono morti tutti e due. Quindi. Vabbè, Mirko, buonasera, ben arrivato. Ti abbiamo disturbato, suppongo. No, no, tranquilli, ciao a tutti, ragazzi. Scusa, io non avevo letto che avevi scritto qualche cosa. Comunque, si pensava di chiacchierare un po' sulle te, un po' scaccucchiati, perché sono scaccucchiati gli ascoltatori, siamo scaccucchiati noi, e Bruno stava ricordando così pure scaccucchiati, ma... Vai Bruno? Però ci abbiamo 10 ascoltatori in croce, però l'altro giorno, ieri o avantieri, non mi ricordo, siamo stati primo top episodio su iTunes, che praticamente ci ha chiamato Steve Jobs, ha detto: "Parlo un'altra volta e me ne vado, bro." Scusa, dai. E praticamente primo episodio top, grazie ragazzi, vi vogliamo bene a tutti quanti, primo episodio su iTunes, top episodi, grazie a tutti. Quindi volevo ricordare che appunto FreeBrain si ciba della vostra presenza, anche se siete pochi, ma siete importantissimi per noi. Anche i vostri soldi, ma quello è un altro conto. Per supportarci, però, intanto scriveteci, entrate sul forum.freeplaying.it, scriveteci a info@freeplaying.it con la posta del cuore di Simone di FreeBlank, e se volete poi andare un po' oltre, pensate a Davide che poteva avere cancro e dovevamo curarlo, per dire, andate sui tasti PayPal e Patreon e donate o mensilmente o una tantum. E tra l'altro non so se l'abbiamo ringraziato, ma ringrazio due volte, anche quotidianamente, sì, se non bevete il caffè, è bellissimo, nel frattempo sto vedendo il Treehouse Live delle tre del Nintendo, c'è mia moto, cerca di indicare il televisore e dire guardate il gioco e nessuno se lo fila, mi fa molto paura e tristezza allo stesso tempo questa cosa, è chiaramente scazzato da questa gente. Comunque, dicevo... No, ma mia madre in realtà non parla inglese, quello infatti, non ha idea di quello che stanno dicendo. Lui sta lì e sta guardando quello accanto, dice, questo c'ha 40 anni e c'ha le spillette dei videogiochi ancora addosso sulle camicie rosa, quindi... Dobbiamo prenderlo come nuovo CEO di Nintendo America, visto che è la stessa cosa che fa Reggie. No, perché Reggie il problema è che se le ingoiate tutte le spillette pensando che erano caramelle, dei candy. Eccolo che ride, ecco, applaudono e lui ride, perché è così... Comunque, prima di diventare un commento a Treehouse, dicevo, dobbiamo ringraziare Backsoft, uno per la donazione, non mi ricordo se l'avevamo fatto, ma lo facciamo, grazie. Perché facciamo un doppio ringraziamento, visto che si è anche inventato... Scusa, non lo ringraziamo più, Viola. Non... Facciamo un doppio ringraziamento perché Backsoft ha appena fondato su Tisk il canale dei free, cioè degli ascoltatori di FreeBang, che... Io, da quello che ho capito, in pianta stabile sarà lì e potrebbe essere un punto di ritrovo per dire delle cassate prima della puntata, ma anche lontano dal giorno della puntata. Cioè, un weekend non sa che cazzo fare. Io mi sono perso un attimo, cosa? Il nostro ascoltatore Backsoft sì. ha fatto il canale di degli ascoltatori, dei free. Ah, ok. Su TeamSpeak, diciamo. Esatto. E, ha fatto il canale dei free degli ascoltatori e quindi penso che lo gestirà, lo terrà così in piedi per tutti noi e quindi ringraziamolo tanto. Grazie. E quindi direi che possiamo cominciare. Aspettate, 95. E possiamo cominciare a beccarci lì quando non ci sta, lo possiamo dare come punto di ritrovo per quando non c'è la puntata o quando non ci sono, sì, altre magari dopo lo scriviamo su un post sul forum le modalità per collegarsi. Sì. Poi volevo approfittare, scusa un secondo, c'è Kinuz che chiede se la livetta della Sony più EA è andata persa. Purtroppo sì, perché vi spiego subito, avevo già scritto nel forum. Praticamente perché durante la rivetta abbiamo messo le immagini a conferenza Ubisoft, poi Commando, Ninja Terminator, tutti questi film qua, e mi sono svegliato la mattina e c'era il messaggio di YouTube che c'era la segnalazione per il copyright
e c'era scritto: mi raccomando, se no ti chiudiamo il canale, non puoi fare più dirette, eccetera, eccetera. Allora, che ho fatto? Ho detto, io furbissimo, ho detto: ah, adesso mi scarico il video e poi lo cancello. Così ho pensato, magari poi lo metto da un'altra parte, lo linko direttamente da Dropbox, eccetera, eccetera. Che faccio? Scarico il video, poi lo cancello, poi mi accorgo però che il video che ho scaricato è quello della live della Microsoft, e quindi, e invece ho cancellato quello della live più lunga, EA, Sony, eccetera, eccetera. E quindi sì, a meno che YouTube non c'ha una funzione undelete, ma non mi pare che ce l'abbia, è andato tutto perso purtroppo, quindi niente, chi c'era, chi se l'è goduta, se l'è goduta, chi non c'era purtroppo, appuntamento all'anno prossimo, Alla ragazzi. Gamescom, alla Esatto, Gamescom. l'anno prossimo, la Gamescom. Comunque diciamo che l'anno, cioè, scusami, che vi siete persi un Teocrazia che è venuto ospite da noi. Chi è passato? Da Rigo era passato, quella forse da Microsoft, e Bruno che commentava i film di Schwarzi, E soprattutto voglio la dire. Aisha Tyler che faceva la presentazione di Ubisoft. E quindi andiamo, direi, alla conferenza. È finito appunto la parte di conferenza E3. Qualcuno continua tipo Nintendo per dare a presentare roba perché ci piace abbastanza. Ma andiamo con ordine. Conferenza Microsoft. Bruno, tu che ci stavi almeno su quella conferenza, vuoi fare un pamphlet, un promossi e bocciati, un qualcosa, vuoi lanciare qualche Pronostico. sasso, come pronostico? Così, perché adesso tutti faranno le considerazioni finali, noi invece di free playing facciamo il pronostico. Il mio Sul prossimo pronostico, E3. esatto, il mio pronostico è che tutti diranno che la conferenza Microsoft è stata la peggiore, però onestamente queste tre la prendo un po' alla lontana. A me queste tre non mi è dispiaciuto, almeno fino adesso. Conferenze mi sono piaciute tutte quante, e tutti che ovviamente dicono non serve più a niente le tre, però secondo me avere un evento così che ti fa stare là azzeccato a vedere tutti i trailer, perché io non so voi, però io personalmente nei periodi normali di trailer ne vedo proprio a forza qualcuno ogni tanto, invece qui ti creano l'evento. E quindi più o meno ti catturano l'attenzione su tutte queste novità, queste cose. Poi c'era anche il fatto che, visto che ci siamo tolti il dente della presentazione delle nuove console allo scorso E3, questo si è basato di più sui giochi. Quindi Microsoft. praticamente l'industria videoludica è diventata così poco interessante che deve costruire un evento per far interessare la gente ai giochi. Bello questo concetto, molto bello. Molto vero oltretutto. Anche molto bello, però. Grazie Davide. Sì, no, ci pensavo proprio prima vedendo la conferenza Nintendo, che Nintendo ha fatto una conferenza, l'ho vista prima, proprio micidiale, soprattutto all'inizio, poi le scenette prese da Robot Chicken, Miyamoto, cioè no, Iwata e Reggie Fils-Aime che facevano i combattimenti di Hokuto, eccetera, eccetera. E quelle sono cose proprio da videogiochi. Poi pure quando hanno detto noi di Nintendo la nostra filosofia è che ogni tanto ci si può anche divertire, quella è la filosofia dei videogiochi. Invece, dall'altra parte abbiamo due case, Sony e Microsoft, che ti fanno stare là incollati davanti allo schermo magari fino alle 5 di mattina per vedere cose alla fine anche abbastanza noiose se le prendi fuori dal contesto. E quindi alla fine ce l'hanno fatta, ci fanno un lavaggio del cervello tale con le tre, con l'importanza di questo evento, che nonostante che tutti si lamentino, nonostante che alla fine le conferenze spesso non siano granché, comunque noi rimaniamo là a guardarcele, a vedercele, a commentarle, tutto quanto, e quindi viva le tre. E per quanto riguarda la conferenza Microsoft in particolare, sì, il primo commento da fare è che non hanno parlato di TV, servizi extra, non hanno parlato neanche del Kinect, proprio messo sotto al Magari tappeto quella è la cosa un completamente, po' più. No. che non hanno parlato del E Kinect. che dici, no? Sì, no, ma alla fine era abbastanza, cioè, non credo che avrebbero fatto, cioè, le cose tipo ci scusiamo per le cazzate che abbiamo fatto sono
le fa solo Nintendo e ogni tanto Sony. Microsoft, figuriamoci se un'azienda americana si mette a fare scuse, eccetera, eccetera. Ma scuse, però insomma, far finta che non esiste. Simone, questo è il marketing. Tu delle cose che vuoi che esistano ne parli, delle cose che non vuoi che vuoi che non esistano non ne parli. Alla fine la gente comunque, almeno per quello che ho visto, per quel poco che ho visto di reazioni online, non mi pare che nessuno. Certo, non è che fosse amato sin dall'inizio il Kinect, però adesso non mi sembra che ci sia nessuno che ne sta piangendo la morte, a parte Beh, ma probabilmente. attraverso sì. Sì, appunto, a parte quelli che ci No, avevano però ho visto, investito. sai che leggevo oggi i commenti di un po' di gente così, quello che fa brutto, cioè che mi fa brutto, fa strano, è che ho visto gente che tipo che c'ha l'Xbox, che ha detto grande Microsoft, la conferenza più bella di sempre, intanto c'ha sto soprammobile che li guarda da sotto il televisore. Ma per questo, perché se non dicono grande Microsoft, il soprammobile c'è tutto il ragionatore li Ah, ok, ammazza. quindi è una cosa in codice. Sì, No, ma però la percezione che c'è stata veramente di un soggettivo a livelli pazzeschi, stanno più che mai, non so se. Sì, ma comunque alla fine. È un po' sublimato, scusa, Brutto, è un po' sublimato. Attenzione, tra l'altro c'è un bambino nel live della Nintendo che fa delle cose. E ha un po' sublimato tutto quello che è partito l'anno scorso con i vari sfottò, i vari troll che si sono stati fatti, praticamente ha continuato e questo aumento. Come posso spiegarlo in italiano? Ha continuato una cosa che partì l'anno scorso e che ha visto due fazioni schierate tra ma e che Pronto? andava sempre a colpi Ma guarda che ti di. assicuro che sotto, cioè, se vedi in giro l'opinione, ti assicuro che le fazioni sono tre, cioè sono quelli che hanno comprato Xbox, che ma come tutti e tre, quelli che hanno comprato Xbox, per loro la conferenza Microsoft sarà sempre spettacolare, quelli che hanno comprato PlayStation 3, per loro la conferenza PlayStation 3, PlayStation 4, quello che è, sarà sempre spettacolare, quelli che hanno comprato Nintendo, che la conferenza Nintendo per loro sarà sempre spettacolare. Si chiama Posso marketing perché dire nel ma momento in cui è quello la mira del. Così come è una conferenza anche per gli investitori, di conseguenza questo si riflette anche sul carattere del videogiocatore come lo intendiamo oggi, che è molto, molto schierato nel senso che compra una console e quella non è solo una console, è una, apri virgolette, scelta di vita. Statement, uno schieramento, e di conseguenza sono conferenze che rassicurano, di conseguenza sono conferenze, sì, detto da giusto, sono Vai, conferenze che serio? rassicurano anche Dico, come si questo chiama, l'hai detto, gli investitori, azionisti, e di sì, va bene. conseguenza servono anche per rassicurare chi ha fatto quella scelta di vita, quello schieramento con la sua console, e dirgli sta tranquillo, hai scelto la console migliore, sei meglio degli altri. Alla fine è quello gran parte dello scopo, poi parlerò dopo, perché secondo me non ha molto senso, Quello che diciamo, però. voglio dire io è rap. Quello che voglio dire io è Il rapporto. ripetere questa cosa. Io ci sto, no, ripetere questa cosa. Vogliamo ripetere, ci sto. Il problema è che, no, il problema, il fattore che volevo sottolineare è quello che voleva sottolineare Davide, Mirko, e cioè che quest'anno si è sentita di più questa cosa. Semplicemente questo è stato a dire. E dicevo che forse è dato non tanto dal marketing aggressivo, particolarmente aggressivo, ma proprio puntato su. Il difetto dell'altro, cosa che magari prima non era così eclatante, che però poi Lo si è sa, lo sa. riversata sulla gente e Mirko l'ha notato lui, come magari l'ho notato pure io per No, ma altri sono versi, d'accordo, ma lo sai ma a questa non cosa era lo una cosa. attribuisco? Lo sai a cosa lo attribuisco? Che No. con la diminuzione di necessità delle tre in sé, l'unica cosa che è rimasta di rilevante è proprio quello che dici tu, Ci sta, Simone. ci sta, ci sta, Quindi ci non può avendo stare. più la funzione di davvero punto centrale, che aveva magari 20 anni fa le tre, 10 anni fa. Ora è rimasto questo, è rimasto l'affermare la propria superiorità più del solito. Comunque, a parte che comunque, ripeto, a me che ci siano degli eventi così che ti metti e in un'ora ti fai tutto l'aggiornamento che ti serve, senza che invece come
normalmente accade, devi stare tutti i giorni a scorrere notizie, è uscito il trailer di questo, è uscita la news di quello. Io onestamente preferisco di più l'evento che te la vivi in due giorni, ti sei levato il dente, che non questa... Ma se ti leva il dente perché questo massacro, come se la vivessi male. Questo, ma sì, la vivo male perché ogni giorno c'è questo massacro di news di, che non contano un cazzo, e quello che NeoGAF ha liccato la riga segreta di Steam, quell'altro che... Invece è bello, ti metti con le tre, ti metti con gli amici, super livello. Ma in realtà, bro, che cazzo c'entra? L'ondata di news c'è, cioè, sì, per i rumor, per le cazzate. Ma se vuoi seguire i trailer, quante ce ne sono? Uno ogni paio di giorni? Sì, sì, ma a parte i trailer, proprio dico il fatto che comunque... Questo ti, le tre mica ti aggiorna sul rumor del cazzo? No, però che davvero io sono Mirko. Mirko. Sono d'accordo con Bruno, cioè se ci fosse un evento al mese del genere sarebbe, non deve, magari una volta al mese un po' troppo, però a me piace proprio per il carattere finalmente informativo e proprio che ti spazza via tutta sta montagna di merda, di rumor che accumuli nei mesi, basta, perché veramente è troppo, cioè stiamo arrivati a dei livelli in cui fa notizia se hanno trovato veramente la riga di codice riferita a quello... Il dominio 40 volte al giorno, il dominio registrato, cioè non ce ne vuole più, veramente. E poi lì andiamo a finire sul solito discorso della stampa, dei click, che non è proprio, direi, teniamo grande la stampa altre di volte. Torino. No, io volevo dire pure un'altra esatto. cosa, che comunque a parte il Baffa Flanders. Baffa Flanders. Volevi dire. E poi comunque Microsoft ha fatto una conferenza abbastanza loffia secondo me dal punto di vista dei giochi, perché esclusive poche, che cosa ha presentato? Esclusiva Forza, Halo, poi cosa? Andiamo con ordine, sì, allora c'aveva Project, quello Forza, che è del Caviglia. Allora, sì. Allora, c'aveva Halo la Collection, che vabbè, diciamo un'esclusiva, poi Halo 5 che c'è la beta. Forza Horizon 2 e più roba in più per Forza 5, e si vendono ancora ufficialmente i Dead Rising 3 con il nuovo DLC super trollata di Capcom come esclusiva Xbox, ma sappiamo bene che è notizia questa settimana che la scorsa settimana che dovrebbe uscire anche su Steam, quello di Kamiya e qualche vabbè Fru che lo nominiamo perché è un orgoglio italiano. Project Spark, io sono rimasto tristissimo che il nostro Mattia non è andato sul parco, avrebbe salvato la conferenza, però ci sono i video dove lui fa le foto dietro con gente sconosciuta mentre fanno le interviste, è bellissimo. E anche Fable Legends esclusiva. E poi è volato un logo di Gears of War anche se non c'era niente. No, ma poi scusa, sì, poi... ma ci sono quelle 3 o 4 indie, mi sa. No, Escape Inside. Sì, Inside, che è dei creatori di Limbo. Sì, uscirà pure su PC a qualche punto. Come probabilmente sì. E poi c'è questa nuova moda che era partita già forse un paio d'anni fa, di avere l'esclusiva temporale o l'esclusiva sui DLC, che per me è la cosa più triste del mondo, e vi lascerei a voi commentare questo fenomeno. Sì, ma più che altro perché ormai non ha più un peso così rilevante Microsoft da potersi accaparrare delle esclusive. Io intanto vi do una notizia in diretta che... il caro Jaren Stout, che potrete conoscere per Dinner Date, ha annunciato il suo nuovo gioco che si chiamerà Lunch Geon's Gam. Come? Geon's Gam. Non c'è niente a parte il fatto del nome. Si scrive Geon's, scritto a letto Sions, tipo Geon's. Mamma mia. È come Abzu. Esatto, uguale. Bene, allora, Bruno, te che ti ha colpito della conferenza Mario, di giochi che t'ha... a parte la moria, cioè l'aria che non ce la fa, io forse si può tradurre quello che dicevi te con non ce la gna fa, cioè sì. L'idea che da Microsoft è che arranca sempre, giusto? Esatto, perché poi cioè, la cosa più bella è, per me è stata Assassin's Creed, quello nuovo,
però quello giustamente uscirà pure sul buco del culo del Commodore 64. Ah, una... scusate, Quantum Break è sparito, scusa, poi li lascio. È vero, Quantum Break è sparito e Sunset Overdrive. No, Quantum Break a colori, cioè... hanno detto che faranno vedere qualcosa. Sì, appunto, alle 3 era sparito, non hanno fatto menzione. E Sunset Overdrive, che è esclusivo, insomma, mi è stato pure blastato a me. Scusa, Brudi. Sì, no, poi quello di Camille, onestamente, non m'ha ispirato più di tanto. Boh, magari vedendo un po' di gameplay ci capiamo meglio, però quel filmato che hanno fatto vedere, sì, c'è sto tizio qua, boh, vedremo un po'. Può essere tutto e può essere niente, scusate, può essere tutto e può essere può niente. Essere più, cioè, può essere Camille. Sì, in pratica sì. E poi che altro hanno fatto vedere? No, ripeto, quello che mi è piaciuto di più è stato Assassin's Creed, però Assassin's Creed è un marchio di qualità. Sì, infatti. E poi che altro hanno fatto vedere? No, onestamente ho un vuoto proprio. E tutti abbiamo detto, bro. Quindi, allora, Mirko, facci una tua Microsoft. Da fumettista, dici qualcosa su coso, su Sunset Overdrive. A me, allora, non mi ha impressionato, nel senso, quando mi ricordo che avevano fatto vedere il trailer mi era piaciuto tanto, perché sembrava stracolorato, veloce. Invece il gioco mi ha saputo di un lento pazzesco, visivamente pensavo meglio, questo personaggio proprio, boh, carisma zero per me. Comunque ho appeal, dal mio punto di vista, zero, proprio Tamarro che tra un mese già sta di vecchio con quel taglio di capelli e robe, proprio... Ma il taglio di capelli sapeva di vecchio tipo già 5 anni fa. Sì, è quel film e loro sperano nel giro che se non sei giapponese non funziona, cioè. Ma non è, non vorrei, no, è americano, però è un americano che scimmiotta un look giapponese, che secondo me è male, cioè, quindi hanno visto Wasabi, il film, ieri praticamente, questi. Tanto a me quello che mi ha lasciato proprio impressionato, negativamente impressionato, è il gameplay, che mi è sembrato Infamous, lento. Ah, aspetta, ma Sunset Overdrive è quello Tony Hawk contro il gioco? È quello là con i militari nella città distrutta, Bruno. Ah, perché io pensavo l'avevo associato con quello di Sueri 51. Quello è DDD, D3, come cazzo si quello chiama? Quello è di Project DDT. D. Per Kinect, che si è visto pure quello un secondo. Ah, sì. Pure quello, perché hanno tolto il Kinect. No, quello l'avevo proprio eliminato. No, mamma mia, cioè... Cioè, è proprio è il Pucci, quello dei Simpson, però fatto il videogioco. Ah, pensavo quello di multiplayer. No, proprio. Comunque il. Invece, comunque, sai cosa anche... me l'ha ricordato, Simo? Quello che hanno fatto vedere al Nintendo Direct, quello del. Eh beh, sì, Blue Pal, quello del chiostro colorato. Sì, ma quello è fatto bene. Infatti, no, mamma mia, Sunset Overdrive, mamma mia. Spero che se lo dimentichino e basta. Cioè. Comunque ci siamo dimenticati che hanno aperto con 4-5 minuti di Call of Duty, come da tradizione, tipo, no? Io mo sono arrivato con qualche minuto di ritardo, ma mi pare che era già... Era quello, no? Sì, sì, è stato quello l'apertura... Sì, sempre Call of Duty e c'è... Dai, aspetta, Davide, dici qualcosa su Call of Duty, dai. Call of Duty è bello e... No, ma tu sei quello che lo... Sei quello io, che... Io scusate, c'è anche Battlefield Hardline, c'era. Ghettofield pure, bellissimo. Pieno di negri, come giusto che sia. No, io... Sì, abbiamo sempre... scoperto che questa è l'E3 dei negri che va a morire in guerra per i padroni anche nel 2050. Dicevi, Davide? Io dicevo che Call of Duty, come al solito, secondo me, meno da quelli che ho giocato in Modern, i primi due Modern Warfare, Black Ops, e provai un altro che manco mi ricordo qual è, che su quelli che ho giocato comunque. Black Ops non l'ho finito, però. Cose molto buone a livello di struttura, purtroppo contenutisticamente Call of Duty e fa tante altre robe male, ma tante. E non trovo, come sempre, che sia perché il videogiocatore medio di oggi, tipo la gente che sta a figare, robe così,
è quello che Call of Duty è la merda, è il peggio del videogioco. No, anzi, alcune cose le fa molto meglio di altri giochi, soprattutto a livello strutturale. E grazie al cazzo, viene a dire così, eh. No, ma manco quelli, proprio a livello di concezione strutturale della campagna, c'ha delle buone intuizioni, o almeno un buon framework da cui parte. Fa tante altre robe malissimo, non sto qui a dire che Call of Duty è un buon gioco, ma sì, non ma fraintendetemi, sì, però non è il male, e c'è addirittura qualcosa da imparare. Io sinceramente non so se sono usciti, ma vedere tipo making of, ma seri, non quelli che mettono nelle limited, che gente che disegna roba, vedere dei making of seri su come fanno il design di certe cose di Call of Duty mi interesserebbe a me, per capire il punto con te di vista io. Da quello che vedo. Sono con te su questo, sai. Dico qualcosa della conferenza in generale o andiamo avanti? Sì, vai, no, qualcosa, che ne so, tu sulla posizione sulla posizione hardline, lì Battlefield, sì, andiamo un po'. Battlefield Hardline è un buddy movie, ovviamente, Simone. No, vabbè. Così diceva. Vabbè, la conferenza Microsoft per me è quella che è riuscita a mascherare peggio il fatto che l'E3 si era baracconata inutile oggi come oggi. Sony se l'è cavata puntando molto agli hipster, a quelli là che il videogioco è bello, è arte, però solo quando è esclusiva Sony, che è un punto di vista molto vasto, molto persone hanno. Nintendo disse il fan sfegatato di Journey. Gioco bellissimo, a parte tutte le cazzate. Nintendo se l'è cavata perché hanno presentato giochi belli. Ma sono giochi che già... sì. Giochi pure belli e interessanti, che non sono militari nel post-apocalisse, so che Mirko... una roba. Io so che Mirko... Dice? Mirko ha preordinato già Battlefield Hardline, Negro Line, vero? Vero, Mirko. Hai perdonato Gettofield? Sì, guarda. È rimasto invece... colpito tantissimo, Mirko. No, quello secondo me è il punto forse più basso di tutta, veramente. Dopo, allora, la conferenza Electronic Arts, che dopo, magari dopo tanto ne parleremo, per me non è manco esistita, quindi tutto lo sport non è esistito. E dopo c'è quello lì. Perché un gioco proprio più insulso di quello lì, Non si capisce se vogliono fare la città grande, se la città piccola, se che cazzo devi fare con queste rapine, queste cose. Che multiplayer c'è? Sì, no? E poi, giustamente, come hanno fatto nota ieri, questi simuliamo una rapina, c'è il devasto, proprio il genocidio totale. Comunque, lo stavo dicendo, Sony ha puntato ai fanboy che sono pure un po' alternativi, però per cazzi loro. Nintendo ha mascherato l'inutilità delle tre presentando quei giochi. Microsoft è l'unica che è rimasta comunque senza avere una particolare idea, senza avere mettere su un particolare show per far finta che sia lo show rilevante, e quindi il principe è rimasto nudo sotto i vestiti, come si vuol dire, perché la conferenza alla fine è noiosa, ha presentato tutte robe che comunque si conoscevano già, presentazioni nuove, un paio e manco troppo interessanti, tutta roba che già se ne parlava, eccetera eccetera. La console, ci si aggiunge il fatto che magari se lo faceva Sony, una roba così non ben presentata e progettata, riusciva comunque a salvarsi per il rotto della cuffia, perché comunque è già in vantaggio, tra virgolette, anche se vantaggio non significa niente in questo caso, mentre lo fa Microsoft, che è pure in una posizione dove deve, diciamo, recuperare terreno su PlayStation, e gente è da appendere agli annali come l'evidenza di ciò che l'E3 oggi, una conferenza che cerca di essere centralizzata in un'industria che non è più centralizzata da 10 anni. No, lo dico nel momento dell'Xbox, che secondo me questa conferenza, il suo essere molto attaccata alle radici di ciò che è sempre stato l'E3, è quella che mostra proprio il fianco. Sì. Ma, in generale. Ma il discorso, almeno quello che dicevo ieri con Teocrazia, è che il problema principale è come inteso, non è tanto il fatto di essere baraccone, perché poi la conferenza, quando è
e poi ci possiamo anche spostare tra unire insieme IA e Ubisoft, ma quando è come Ubisoft, che comunque ha tutto un altro taglio, io l'ho trovata molto più adatta al 2014, la conferenza del genere, dove io ti faccio vedere magari, ecco, io l'ho trovata molto più adatta, uno perché ci sta la nostra amica Isha in Coutemois, che insomma è sempre un bel vedere, ma poi perché 58 anni non li dimostro, ma che 40 e passa, ce n'è che 58 comunque, ti dimostrano, cioè fanno una dimostrazione di alto 1,83 Fai dire altre, altre, così poi dopo riesco a finire una frase. Vai, tacchi, vai. I capelli, cioè. scusa. E pure i capelli. Anche due occhi, una bocca e un naso, se ci fate caso. E che bocca! Infatti. Dicevi, scusa? Dicevo, c'è la ragazza, appunto, carina, che però non è, cioè, fa le battute, e sarà tutto scritto, però insomma si pone già diversamente da un... chi è Spencer? Li confondo sempre. Quello che c'ha la maglietta di Limbo era Spencer. Quello che c'ha? C'aveva la maglietta di Limbo nella conferenza Microsoft, era Phil Spencer. Ma sì, sarà stato Bud Spencer. Niente, Mirko e Davide sono morti. Sì, penso di sì, non mi ricordo sinceramente. Vabbè, insomma, loro io la conferenza Ubisoft l'ho cancellata proprio dalla testa. Infatti parlavo di quella Microsoft. Comunque, Microsoft sono tutti abbottonati, arrivavano, erano, a parte tutti avevano delle pance notevoli, ma poi erano tutti abbottonati, nel senso proprio dicevano la frasetta, quello che serviva, e andavano via. Era la recita scolastica. Esatto, in piedi sulla sedia. Invece Isha era tutta abbastanza sciolta, perché fa l'attrice, lo fa di mestiere, eccetera, eccetera. Poi c'è stato il momento balletto con Just Dance per lo smartphone, e quindi hanno fatto questa specie di flash mob, piccolo balletto, cosa. E poi c'è stato Assassin's Creed, che ci hanno fatto vedere un po' in... ecco, un'altra cosa che è stata presentata in conferenza Microsoft anche. E ci hanno fatto vedere una parte un po' più corposa, diciamo, del gameplay, e per il resto dicevo, e quindi l'ho trovata molto più dinamica e forse molto più corrispondente a quello che uno possa chiedere da una conferenza, nel senso intrattenimento. Invece gli altri continuano a non fare intrattenimento, secondo quello che dicevo, per confermare la tesi di Davide, è che ancora viene vissuto come il giornalista va in America, di quelli europei o di asiatici, eccetera, va fino in America per vedersi queste cose, riportare al paese loro, riportare notizie, quando alla fine ci diceva pure Teocrazia, che c'è stato personalmente, dice: guarda, da casa sei molto più attento e vedi molte più cose con molti più dettagli che rispetto a stare lì, per quanto riguarda le conferenze. Però comunque, se sei là come giornalista, magari c'hai, lo dico perché ho visto poco fa che hanno pubblicato un articolo su Multiplayer della prova. Ti ricordi dei tuoi giorni quando andavi alle 3, Bruno? Sì, che bei tempi, quando hanno presentato il Commodore 64, io ero là, vai. E c'è uscito poco fa un articolo su Multiplayer, che hanno provato Destiny e ci hanno scritto 2-3 impressioni. Dai, quelle sono cose che magari le puoi fare solo se sei là. E certo, stavo dicendo perché poi alla fine la cosa più, tolte le conferenze, che sono le notizie che arrivano, il resto è provare i giochi sullo show floor, che è quello. Io sono d'accordo con te in parte, ma non sono d'accordo una parte, nel senso che secondo me Microsoft non me l'ha pensata proprio male la conferenza. In realtà anche Microsoft, dal suo punto di vista, perché hanno presentato giochi, e magari da quel punto di vista era quello che cercavano, ma secondo me tutte le conferenze che abbiamo visto sono intrattenimento, a un certo punto di vista, sono intrattenimento per diversi target. Quella Sony è un intrattenimento per gli hipster che vogliono vedere, cioè sono tutte pensate. Cioè, pure gli omicidi è intrattenimento per chi è... certo, da. E io dico, ognuno è pensato a diversi target. Il problema è proprio come quello che dici tu, che una fiera che ormai è diventata un baraccone di intrattenimento, perché lo è già,
cerca ancora di essere, poi proprio quello che dici tu, cerca ancora di essere proprio un punto centralizzato di informazione, e la gente continua ancora a trattarlo come quello, e da quel punto di vista sono d'accordo. Beh, però secondo me si è arrivato già al momento in cui è un baraccone di intrattenimento. Io sono d'accordo con te. Ma no, più che no, nulla più no, perché poi alla fine è il punto nevralgico dove esplodono poi le varie bustole che buttano avanti roba fino all'uscita del gioco, quindi ti sta. Il problema è che sei legato a tripla, quadrupla mandata, insomma, a filo, perché dal fatto che o vai lì a incontrare i developer oppure devi girare per il mondo. Di nuovo, come ho detto in conferenza, come ho detto nel commento delle conferenze, oggi come oggi, se vogliamo trovare un punto nevralgico, che poi non è comunque, però se vogliamo trovare un vero punto nevralgico, semmai è la GDC, dove davvero si vedono e si parla di cos'è davvero l'industria oggi. Le tre è la facciata per il pubblico, diciamo, non so se lo fanno vedere per dire ancora in diretta su Spike in America come facevano, ma è quello il toro, diciamo, è il videogioco come visto da gente che i videogiochi non è che ne frega tanto, comunque come visto dal videogiocatore medio, per cui il videogioco è qualcosa di mistico che si fa solo dai AAA, eccetera, eccetera. E questa questione distorta del videogioco che, nonostante esista ancora, oggigiorno sta diventando sempre più volte un po'... Sì, anche dai, si può essere... Sono per certezza, sono d'accordo con te. Secondo me, fino a che non si trova un erede spirituale come io, Gamescom, io la trovo comunque più per certi versi più interessante. È un per po' certi anche versi. Il cugino povero la Gamescom, secondo me, delle tre. E invece, secondo me, acquisterà molto più. Vedremo le conferenze della Gamescom. Secondo me, acquisirà molto più fascino e importanza nei mesi, negli anni. Come esce, esatto. E in tutto questo per dire che alla fine, fino a che non si troverà un erede o una modalità diversa, è ovvio che le cose andranno così. Lo sai secondo me qual è la modalità diversa? Qual è che secondo me Nintendo ha fatto bene? I Direct. Direct secondo me sono gli tre del nuovo millennio, e gente come Microsoft e Sony ancora non l'ha capito. Perché quello è quello che diceva Mirko. È una roba più piccola che ti aggiorna mese dopo mese su tutto quello che magari vuoi sapere se hai comprato la console. È quello, secondo me, come formato è spettacolare. Nintendo naturalmente fallisce nei Direct perché per gli ultimi l'ultimo anno e mezzo non ha avuto niente da presentare, ma come formato... Ma poi alla fine funziona. il problema, poi lì potremmo arrivarci, poi arrivando al Nintendo che è stata quella di oggi. Il problema non è che non c'è niente da presentare, è che c'è una situazione di stallo dove la gente vuole vivere l'effetto perché i giochi ce ne stanno una fracca. Adesso ho visto il Treehouse, ne avranno presentati 20. Però a parte parla di Nintendo, perché non era quello che mi semplicemente ho detto, che non hanno appeal, diciamo, se vuoi. Ora. Quello che dicevo è che il formato Direct è perfetto per l'informazione di Ludi al nuovo millennio, soprattutto se si parla di informazione dal producer al consumatore, e secondo me dovrebbero capirlo sia Microsoft sia Sony al più presto, perché le tre di ripeto secondo me non funziona più rispetto a qualcosa di che è modellato attraverso è modellato proprio sui tempi odierni. Dicevi Mirko? Dicevo che secondo me lo scopo comunque la funzione attuale delle tre in realtà è quello di spostare il più possibile l'opinione pubblica, perlomeno io ho avuto questa idea che alla fine è come andare al cinema, e tant'è che appunto la conferenza Sony veniva data anche nei cinema in America, in alcuni cinema, per guardare i trailer. Tu guardi i trailer, sei contento, eccetera. Però la percezione che hanno, o quello che loro cercano di rimanere, è quella che ci sarà comunque qualcuno che dominerà il mercato nei prossimi mesi ed esposta proprio questa cosa verso l'opinione. Cioè, perché adesso, oggettivamente, la conferenza più bella di tutti è stata quella di Nintendo, nonostante a me sapete che non è che c'è una gran simpatia, però è stata più interessante. E alla fine però vedi lo scontro, se proprio è tutto uno scontro, non e la percezione del pubblico e tutto, cos'è che... le somme che cercano di trarre alla fine delle conferenze, qual è?
e tutti, perché anche noi siamo qui a fare questo, è: secondo voi qual è stata la più riuscita? Qual è quella che è stata più figa, più bello? Però alla fine, andandola ad analizzare veramente nello specifico, ci sono delle differenze che sono minime, ma proprio minime, di due titoli, due cazzate varie, oppure quello che veniva detto a una conferenza non veniva detto a un'altra, ma alla fine il gioco era lo stesso su tutte le console, cioè... Oppure trailer che già erano in giro, che sì, esatto, ieri mi ha fatto proprio... Comunque, Simo, ti hai detto che la conferenza Nintendo non se l'è inculata nessuno, ma non è vero, Twitter è esploso, se vai a vedere. Sì, ma il Twitter tuo, il mio... No. Non il Twitter di uno, no, di un 14enne. Ma credo che, dai, sto giro l'hanno fatta proprio bene, perché come diceva Davide, il Direct è una bella formula, però se Nintendo fa i Direct che presenta, che ha la macchina nuova Mario Kart, ovviamente non si incubi. Però stavolta se la sono giocata proprio bene, anche perché poi alla fine non è stata tanto una conferenza, è proprio una presentazione curata, preparata. Ma nessuna delle tre alla fine ormai. Nessuna delle tre ormai sono conferenze. Sì, però quella Sony e Microsoft sono conferenze, nel senso che vanno là sul palco in diretta, tra virgolette. Quella invece Nintendo è un video che loro magari si erano preparati già in anticipo. E a confronto adesso in diretta che stanno facendo il Treehouse, dove stanno là a giocare ai giochi insieme ai fan. Miyamoto è stato due ore, è stato lì. Sì, no, però voglio dire, comunque... fare una cosa come quella che hanno fatto, con tutte le scenette e tutte le cose, è carino, è forte come cosa. Comunque, ma io direi possiamo unire Ubisoft e IA, perché tanto c'è da dire un po' da una parte e un po' dall'altra. E voi sentivo Mirko sui sport, io, che dici? Io, guarda, sono rimasto in devo dire che quando abbiamo visto, per chi ha ascoltato io, lo sa che io mi sono innamorato dello sport in cui ti butti da un elicottero su un quad, che non so se ha un nome, ma merita di essere nominato, cioè deve avere proprio un nome, uno spazio mondiale di salto da elicottero dentro il quad. Eh sì, perché si può, anche il nuovo Criterion, no? Il conceptual prototype di Criterion, ovvero ci siamo fatti pagare un po' di paracadutismo e lanciarci dagli elicotteri, cioè, e lo c'è, vero, per c'è lavoro. C'era di tutto, ma mancava il curling, però sono convinto che lo faranno questa volta magari con, uguale con l'elicottero. No, Mirko, un curling in cui però invece di colpire una porta, quello che è, devi lanciarlo su una macchina e provocare un incidente. Che l'abbiamo già fatto comunque su Burnout. Probabile. E invece cioè, il golf è una porta aerea. Dai, il golf che bello. Quello era figato, cioè, dai. Come ho detto in live, è la guerra del golf. Oh. Dicevi? No, cioè, anche lì vuol dire proprio... Allora, le idee le abbiamo finite. Non sappiamo più commetterci. Cerchiamo di spettacolarizzare un po' delle cose che sarebbero di una noia terribile. Quello che più che altro ma un po' sconvolto è che i giochi di sport erano quelli che a livello tecnico e realistico erano sempre un passo avanti gli altri per le riproduzioni delle facce, delle movenze, animazioni. Invece sono rimasti indietrissimo. Ma tutti gli sport, quello lì UFC, quello che semenava col cadavere Bruce Lee, era un rigido, mamma mia. Ma più che altro erano animati, perché arrivano così tanto al realismo che poi alla fine le animazioni sono cagate. Ma era perché poi ti fanno vedere il super zoom in cui vedi il muscolo che si contrae, eccetera. Poi ci si muovono a scatti quando lo sport. C'era il tipo, no, se vi ricordate, c'era proprio il tipo che gli saliva sopra e gli faceva una sega all'altro. Sì, diventa una cosa sessuale. Si presta tanto alla spettacolarizzazione, perché appunto quello è così: si danno due calcetti, poi uno si butta addosso all'altro, si mettono per terra e incominciano a calare mani, a fare, sì, però capito, se te gli sport gli cominci a togliere perlomeno anche il predominio, diciamo, tecnico, comunque del realismo, eccetera, perché tanto l'unico obiettivo, secondo me, di un gioco di sport di quel tipo è raggiungere il realismo in cui te giochi a FIFA e dici cazzo, ma è davvero come guardare una partita vera. E invece non c'è più manco quello, cioè proprio io l'ho visto, proprio una roba, una generazione di giochi allo sbando che non sanno più. E se permette un secondo, vorrei rispondere un secondo a qualcuno in chat che scrive che l'E3 per noi non ha senso, ma lo ha per quelli che vanno a provare i giochi, che è una cosa di cui io non sono necessariamente d'accordo, perché è lo stesso discorso che ho detto io, che ho già parlato, provare i giochi in un ambiente centralizzato non ha più senso di giorno, anche perché i giochi, i giornalisti, non sono più i tempi in cui li potevano provare solo alle 3. Ogni mese praticamente Sony, Nintendo, Microsoft, quelli che sono,
organizzano eventi, no, però, per giornalisti. No, però c'è tutto, Davide, c'è tutto un concetto secondo me che ti perdi, che è il contatto con o il PR o il, no, il ma developer. Su questo sono d'accordo, però il concetto di andare lì per provare i giochi, anche quello è vecchio, perché per provare i giochi oramai organizzano eventi solo per giornalisti in Italia, in qualsiasi paese. No, no, non tutto, no, perché alcuni giochi tipo Destiny credo che l'abbiano fatto provare per la prima volta lì. Non credo che... Sì, ma perché l'hanno annunciato lì? Se non l'avessero annunciato lì avrebbero dovuto fregare. Non è più l'era in cui l'unico modo per far provare i giochi è creare l'E3, se capite il mio concetto. Sì, però c'ha un valore ancora per i giornalisti. Ma io capisco quello, ma di nuovo, come stavo dicendo, il valore di parlare con il dev e di avere un attimo un insight più preciso su come è stato fatto il gioco e sull'autorità di esso, oramai di nuovo l'E3 non è più il centralizzare, perché ci sono eventi come la GDC che di nuovo sono molto più approfonditi dal punto di vista tecnico, quindi secondo me non ha proprio senso di esistere, perché da una parte ci sono gli eventi, cioè proprio per questo attacco da tutti i lati, dobbiamo chiamarlo, da una parte ci sono gli eventi privati che oramai si organizzano in tutto il mondo, e dall'altra c'è la GDC che fa l'altro lato in modo molto migliore, quindi sono d'accordo con quello che dice chiunque l'abbia detto, mi sono perso il nome. No Man's Land. Comunque, continuiamo. Posso fare un'altra cosa? Fa una puzza. Che è successo? Sta a cascare il microfono. Devi fare una puzza? No. C'è Stefano Lucchi in chat che dice che l'E3 ha senso perché nelle prime file c'è la stampa generalista, non quella specializzata. In effetti devo dire che cercando qualche news ho visto molti articoli di La Stampa, Panorama. C'era uno che diceva Sony ha finalmente battuto Nintendo alle 3. Cioè, proprio ha superato il test di Turing. No, quello è un'altra cosa. Ma siamo sicuri che c'è un bene? Perché su questo sono d'accordo che l'E3 attira molto la stampa generalista. Ma siamo sicuri che far vedere la stampa generalista eventi che, come struttura, come contenuti e come anche presentazione, sono vecchi di 20 anni, 15 anni, invece che magari far concentrare la stampa generalista su eventi di nuovo come la GDC che offrono un insight più maturo sul mondo dei videogiochi, siamo sicuri che ciò stia bene? Ma perché di nuovo, se andiamo alla stampa generalista. Scrive articoli come se fosse ancora la guerra Sega Nintendo. Sì, però quello sono rimasti a quell'epoca là, ma poi in generale la stampa tradizionale, tra virgolette, è proprio vecchia nel DNA, e quindi interpreta le cose in questo modo qua. Io vado a prendermi l'acqua, intanto, se mi aspettate 5 minuti, se no andate voi. Ma detto, si diceva di questa... Di questa EA, vabbè, Sport, EA che altro ha presentato? Questo si conferma un reboot, quello di Mirror's Edge? No, non si è capito. Più che altro a me ha stupito che comunque hanno presentato Mirror's Edge così, proprio in stato di beta, cioè proprio con i poligoni ancora senza texture. Pensavo che, dai, l'hanno annunciato l'anno scorso, in un anno pensavo che facessero qualcosa di più di fare... Sì, effettivamente IA ha fatto proprio questa cosa, perché anche Criterion si vedevano proprio senza la parte artistica, c'era proprio solo il motore con la grafica. Sì, però dai, questi sono i nuovi livelli del patetico, tra quello, Mass Effect 4, con The Con, cioè, una presentazione concettuale, ma dai, per carità. Infatti Electronic Arts mi è sembrata sicuramente quella peggiore tra tutte le conferenze, proprio questo fatto qua, che alla fine... hanno fatto vedere robe che o si sapevano già, o non interessavano a nessuno, oppure... o non c'era niente da far vedere. Quelle che, sì, appunto, quelle che magari potevano essere un po' più interessanti, non c'erano un cazzo da far vedere, perché sì, poi c'era Criterion, sono stati 3 ore a dire, ah sì, perché noi abbiamo fatto tanti giochi, abbiamo fatto tante cose, quando facciamo... cioè, hanno fatto più... è come se avessero fatto una cosa forse più per gli investitori che non per il pubblico, per far vedere la compagnia come sta messa. Non lo so, ma Davide è tornato? Davide? Niente, no. Allora, a me comunque l'idea è anche il restyling, pure se fosse un seguito di Mirror's Edge.
The Mirror's Edge mi è piaciuto. Dragon Age a me continua a non piacere in nessuna maniera, proprio quasi. Non so voi, ma non, a me tutto quel filo di Dragon Age e Mass Effect, a me Mass Effect è già di più, ma Dragon Age proprio non mi dà stimolo in nessuna maniera, ma pure a voi oppure lo so io? A me mi frega un cazzo, onestamente. Io proprio zero totale, sa che non ho giocato nessuno degli altri, e non, cioè il Mail Fantasy proprio lo odio abbastanza prescindere. Non proprio nessun zero interesse. Comunque ci siamo scordati in Microsoft The Witcher. Ah, vabbè. L'hanno fatto vedere 3. Nella cosa di Microsoft. Sì. Stavi con noi, bro, no? Lo so, mi sono dimenticato. Ah, poi tra l'altro The Witcher hanno fatto l'evento, quelli di CD Projekt hanno fatto l'evento il giorno prima, quindi un po' sono già lì. Bello The Witcher. Pure quello. Una roba, diceva prima, non mi ricordo se No Man's Land in chat, che alla fine la conferenza migliore è stata quella PC, che sarebbe tutte le conferenze, però con la grafica 1080p, e quella è la conferenza PC. Ecco, sì, effettivamente. Pronto? È così. E quindi... Io avevo parlato mentre non c'ero. Ma niente, che EA fa vedere le beta dei giochi e che alla fine non, Dragon Age... Beta! Grande tabella. E poi Dragon Age non piace. A te interessa Dragon Age, Davide? Tu che sei appassionato del fantasy? No, a me il fantasy mi fa cagare in realtà. Pure, però. Ma c'è uno a cui piace il fantasy? No. Fantasy secondo me è un genere in cui mentalmente devi essere rimasto 8 anni per apprezzarlo. Ma dipende da come è fatto, secondo me, perché è talmente inflazionato ed è esploso con Tolkien, che veramente ha creato un immaginario che annoia dopo un po'. Diciamo che il fantasy lo posso sopportare nel momento in cui il gioco è bello, tipo... così scopano i fratelli e si ammazzano i bambini. Ma per dire Baldur's Gate, per dire, se è il primo esempio che mi viene in mente, nel momento in cui il gioco è bello e comunque ben costruito, si può sopportare il fantasy. Comunque Dragon Age, Dragon Age 1 era ok nel momento in cui non uscivano RPG veri, decenti, da un casino di tempo. Rigiocando l'ora è pessimo, Dragon Age 2 si ride quando si pensa a Dragon Age 2, quindi c'era le buone promesse, cioè che mi dicono, però vedendo le immagini davvero non... lo dovrebbero chiamare Dragon Beige invece che Dragon Age. Essendo parallele anche... perché sono due software house, tutto sommato, comunque due publisher, potremmo mettere vicina Ubisoft e dire che invece rispetto anche a IA, oltre che alle altre di Sony, di Microsoft e di Nintendo, ha tenuto un ritmo sicuramente diverso, perché uno non c'aveva quegli sportivi inutili che ha tirato fuori EA. Gli sportivi che insomma, almeno per quello che riguarda noi, abbastanza annoiato, esatto, ma anche perché, diciamo, con Mirko, poi non solo, hanno avuto un gusto completamente diverso da quasi tutte gli altri in conferenza, in loco, nel trailer e nel presentare i giochi, perché comunque sono riusciti a creare dei trailer più che cinematografici per certi versi, dove la musica era sempre azzeccata e anche il modo di narrare, la sceneggiatura era veramente ben scritta, che poi c'entrava... Sono bravissimi a vendere il fumo, insomma. Sì. No, c'è un reparto marketing Ubisoft a livello proprio dei trailer e montaggio, che secondo me adesso come adesso tra le software house veramente più avanti, perché i trailer comunque sono cose che ti faranno parlare a lungo di quello che hanno fatto, cioè di tutti i trailer, quello di Division con il pseudo stop motion, il time lapse, bellissimo, sì. Fatto veramente bene. Bellissimo. E quello di Assassin's Creed comunque non era da meno, con la musica, cioè proprio il montaggio a livello tecnico sono veramente a livello alto. Parliamo del trailer di Dead Island, visto che si parla di trailer. Bello, Dead Island però era l'unico che non Ubisoft che c'era un trailer così che catturava così tanto. Gli altri erano tutti la solita roba, il mostrone gigante, il tipo figo. Pure Metal Gear, c'ha avuto il suo. Sì.
Metal Gear è il trailer che potevano chiamarlo tranquillamente gente che urla a caso. No, io lo chiamerei Unicorn Snake. Esatto. Comunque andando a step, Ubisoft, allora, sui trailer ha vinto, nel senso, il trailer di Division lo consigliamo, se lo trovate è bellissimo, però alla fine tira fuori una storia dove c'è un'infezione pure qua. Sì, vabbè. E c'è una città, è un'estetica che è uscita direttamente da Last of Us, sì, sì, peggio. Però alla fine era precedente, quindi forse è più No, almeno il trailer dell'anno scorso non era così Last of Us come questo, era molto più industriale. Ma a me più che il trailer di per sé è proprio quella parte di gameplay, che c'è, anche, mamma mia, c'è proprio i movimenti, le animazioni, le armi come sono posizionate sugli zaini, è proprio Last of Us in tutto quello. Un po' dobbiamo fare un po' i conti col fatto che comunque ha settato degli standard, comunque sì. Quindi sì. Ci dovremmo fare dei conti. Meglio questo. Ma perché ti dico è che Ubisoft è comunque la casa, la software house che ha dei talenti artistici molto grossi, perché hanno proprio il gusto europeo di certe cose. È tutto curato, gli interni sono fatti bene, cioè non puoi di niente, i giochi americani non ce n'è uno che ci abbia quella cura lì per le ambientazioni, per creare un'atmosfera, non ce l'hanno, punto e basta. Però infatti, poi quando vai a stringe il gioco è 10 anni che ci propina la stessa roba. Io per l'ennesima volta sono crollato su Assassin's Creed perché mi hanno fatto paraculi. Mi hanno fatto scavalcare lì, ingroppare la Notre Dame, che a parte che rifare tutta la scena del gobbo sarebbe bellissima, una canzone. Fuori, che darei non so, però a parte quello, è bellissimo che tu ti puoi appunto lanciare da lì e intervieni durante l'esecuzione. Poi questa novità della coop in 4 a me ha eccitato tantissimo, perché secondo me gli mancava proprio... gli mancava qualcosa che fosse antinoia dai vecchi Assassin's Creed. Non so, adesso vi lascio a voi la parola, però a me Assassin's Creed ovviamente non è che sarà il motivo non sarà una killer application, ma rispetto alle barchette e a Corpo di Mille Balene preferisco provare a giocare in 4. Con Nintendo Treehouse stanno facendo vedere X con i dinosauri che sono bellissimi. X? Quello di Monolith, sì. Che quello è stato un trailer da toccarsi proprio. Sì, quello è proprio nostalgia JRPG al massimo. Secondo me, Simo, ti dico, Assassin's Creed sul gameplay c'ho dei grossissimi dubbi, perché sta cooperativa a 4 giocatori, voglio vedere se te devi fare una missione stealth in cui c'è uno che salta e uccide tutti e fallisce ogni volta, boh. Non lo vedo, non so come cacchio abbiano fatto a integrarla bene la modalità cooperativa in un gioco del genere. Ma soprattutto la modalità cooperativa funziona nel momento in cui il gioco ha un design attorno alla modalità cooperativa. Fare un esempio, tu devi essere vulnerabile, perciò c'è bisogno di altra gente. Se è come Assassin's Creed gli altri, in cui te sei una macchina da guerra che per morire te ci devi impegnare, la cooperativa diventerà una barzelletta. Io sono convinto che hanno dato che ogni giocatore può usare massimo un tasto nel combattimento. Quindi... diventa il co-op degli Assassin's Creed, ognuno controlla un braccio di Ezio. Sì, diciamo che sto difetto ce l'ha, ma perché probabilmente deve rispondere a una grossa fetta di pubblico, perché deve puntare a vendere il più possibile, quindi ti do la sensazione. No, ma per me quello non è un difetto nell'Assassin's Creed normale, che ha un flow che alla fine funziona, è un difetto nel momento in cui te fai giocare a 4 giocatori, perché stai usando un framework che non è basato su 4 giocatori per far giocare 4 però giocatori, nel inserire feature a caso praticamente nel 3 è quello che è un po' nel 3. Vai, scusa, no. Davide, c'era già una nel multiplayer, c'era già una nel modalità 3 cooperativa. La modalità cooperativa non l'ho provata, io mi ricordo che c'era quello col multiplayer contro, che era figo, quella era una delle poche cose fighe che era uscito da Assassin's Creed. Sì, quello... Comunque quello che volevo dire è che, come dicevo, feature messe a casa è proprio quello che mi sembra Assassin's Creed, che hanno finito le idee, che hanno detto giocateci in cooperativa, una roba random, ci mettete, ma sembra davvero una copia del 2, dove Assassin's Creed 4, comunque, è 4 quello con la barchetta, no?
Nel 3 introdotto e il 4 è quello che c'era Doveva Assassin's Creed 4 almeno cerca di fare qualcosa di diverso che ci riescono, non lo so perché non l'ho giocato il 4. Questo sembra proprio davvero che si sono arresi, hanno fatto sto gioco che sembra davvero senza anima come al solito, fatto col generatore casuale di giochi di Assassin's Creed, la feature casuale di sto giro che gli è uscita il multiplayer è buon per loro, davvero l'interesse è zero. Poi sì, le ambientazioni saranno belle, ma sono belle perché hanno copiato pari pari i posti veramente esistiti. Sì, complimenti a quelli là che hanno fatto il modellamento 3D, ma comunque hanno copiato roba già esistita, per fare un discorso più approfondito toccherebbe poi toccarlo con mano e vedere un attimo come che si sono inventati, perché magari poi con la modalità in Coppa 4 le cose possono cambiare a livello pure di difficoltà, insomma c'è bisogno di secondo me c'è bisogno di provarlo per andare in profondità. Nel 3 c'è la Coop multiplayer, se non mi ricordo male, che ho giocato poco, bisognava tipo assassinare più obiettivi contemporaneamente, coordinarsi, ed era fatto abbastanza bene. Come Stefano Lucchi scrive che gli assassini incappucciati colorati gli ricordano i maghi di Magica. A me mi ricordano tanto invece i quattro Link di Zelda Fourth World, e mi immaginavo nella diretta che la trama fosse che a un certo punto il cattivone taglia in quattro pezzi Ezio, ma ogni pezzo diventa un Ezio nuovo. Magari è così. Esatto, potrebbe essere così. E, allora, poi passiamo alla parte un po' imbarazzante per qualcuno di Ubisoft, che ha presentato Step Up, no, come si chiamava? Ma sì, quello che si balla. Il gioco di fitness, dove loro dicono ti facciamo fare la cardio, cardio con i piedi. Esatto, che c'ha una parte di chitarrino con i piedi. Flessioni in 10 secondi. Poi le flessioni, insomma, per mantenerti, diciamo, a fare esercizi, era quello che era Your Shape, e hanno provato a riproporre, era Your Shape, era sempre Ubisoft, vero? Mi sembra di sì. E l'hanno riprovato hanno provato a riproporlo con molti colori, con una queste specie di minigiochi o contro te stesso o contro gli altri, per essere un po' attivo, per perdere peso, o comunque per mantenersi un po' in movimento anche stando davanti alla console. E questo richiedeva chiaramente il Kinect, che non è stato menzionato comunque. A meno che non funziona pure con la Ubisoft. Ma io ho capito che dovevi metterti due cellulari sotto le mani, sì, e poi facevi le flessioni sopra quello. Non è neanche male come idea, perché Kinect, telecamere, eccetera, eccetera, invece il cellulare ce l'hanno tutti. Alla fine, se lo usi come un Wiimote usando il giroscopio. Io non ce l'ho il cellulare. È quello che hanno fatto tutti con Just Dance. Infatti. Quindi, Just Dance funziona così. Grande Ubisoft. Comunque. Se posso, non lo so se vogliamo aggiungere qualcos'altro, se no volevo saltare un attimo di pane in frasca, parlare del gioco del cane della seconda guerra mondiale, che quello sembra carino, quello fatto con Microsoft, era 2D, era sempre di Ubisoft. Con l'Ubi Art, vero. Quello che c'è il cane, quello potrebbe essere interessante. Me mi sembra tanto. Allora, io sono una parte sembra interessante, perché comunque la prima guerra mondiale non è un'ambientazione molto sfruttata, cane. Soprattutto non in contesti che vanno oltre spara ai nazisti. Non ci sono nazisti nella prima guerra mondiale, ma avete capito il senso, spara ai tedeschi. Il problema è, secondo me, che sembra molto il giochetto fatto apposta per sembrare indie, fatto apposta per farti venire la lacrimuccia, sembra un po' lo Schindler List della situazione, anche se di nuovo non ci sono nazisti. Però se può essere interessante per tanti versi, aspettiamo che esce e vediamo com'è. A me quello che è fatto, fatto proprio per gli indie, eccetera, eccetera, come dice Davide, secondo me sono... Quello di Playdead. No, è sempre di Ubisoft, Child of, come si chiama lui, e quella... Non è sempre di Ubisoft, Child of Light. Esatto. Per questo Ubisoft è il motore che usano, dopo lo studio dipende. Ah, ok, vabbè.
Allora abbiamo detto cazzate. E quell'altro lì, Rayman, pure quello che no, il platform di, però questo qua è un bel gioco, però è un bel gioco, però Rayman, non ne ho parlato negli extra credits quando lo giocai, ma è un bel gioco, quindi. Però questo qua c'è il cane, io sapete che c'ho il punto di piacciono i cani, ok, quindi vedremo come sarà. L'importante è che ti piace solo accarezzarli, certo. Comunque, per andare oltre, diciamo che Ubisoft, che altro c'era? Far Cry 4. Ah, ecco, questo trailer di Far Cry, che invece adesso andiamo, è veramente una roba in CG. Ah, e CG? Basta, senza che grandissimo, play. Grandissimo il cattivo, è un matto. La grafica. È un matto il cattivo, è un grande, anarchico, sì. Sì, è tipo coso là. È il Joker di Heath Ledger, basta. Basta, no, è anche, secondo me è più tipo quello là di Leon, com'è che si chiama l'attore là che c'è? Gary Oldman. Tipo il Gary Oldman di Leon, Sì, boh, dai, io Far Cry 3, no, voi l'avete giocato qualcuno Far Cry 3? No. Sì, no. Io sì, l'ho finito. È bello, è un bel gioco. No, guarda, io non gli davo proprio zero fiducia. E il problema è la storia lì, che è proprio è tremenda, la parte proprio in cui c'è sta pseudotrama è allucinante, proprio svolta malissimo, però il gioco di per sé come FPS è divertente, perché funziona l'esplorazione, c'è il deltaplano che ti muovi libero, è molto ripetitivo, cioè tu vai in un punto, vai sulla torre, ti svela la mappa, vai in un campo di nemici. Io da vedevo i trailer e i gameplay che vedevo, mi sembrava, però non l'ho giocato, però mi sembrava proprio una roba tipo Just Cause 2, ma molto meno divertente. Molto io meno... Just Cause non ci ho giocato, però guarda, cioè io ti dico, è un gioco che secondo me non ti puoi fare una sessione da 3-4 ore perché è sempre la stessa cosa, però un'oretta al giorno, per una decina di giorni, perché dura quello di tempo, è divertente, è fatto bene. Poi capito, c'hai delle varie interazioni che anche qui l'hanno riprese, tipo quello dell'elefante che entra dentro il campo e lo distrugge. C'era anche nel 3, c'erano ste gabbie con delle tigri, degli animali, tu le liberavi e loro ti uccidevano un po' di gente, però era divertente, cioè, era molto molto divertente, punto base. Infatti hanno mantenuto, ma non è quello che c'è lo stupro dentro, che stuprano uno. Oddio, è uno stupro, non mi ricordo. No, quello non era Tomb Raider. No, dicono che stuprano uno degli amici suoi. Ah, sì, ma è trattato proprio l'americana, non è che lo capisci che gli hanno buttato nel culo. Pesante. Sì, sì, le scopate coi pantaloni americani, per dire. Quelle di Mass Effect. Sì. Comunque, potrebbe essere tranquillamente... un'espansione del 3 in pratica, da quello che dicevi, insomma. Ma sì, ha venduto bene, hanno il 3, ripreso, gli è piaciuto alla gente, sì. Quindi mo fanno anche se a quello che ho visto è proprio il 3 con un'ambientazione diversa, ma proprio hanno ripreso tutto, il cattivo pazzo, te che sei l'occidentale finito di per sbaglio. E se qualcuno si ricorda ovviamente qualcosa, pure in chat ce lo segnali. C'è arrivato un messaggio sulla pagina di Facebook, non riesco a leggere, c'è una pagella di qualcuno, bro. Sì, sì, Barbone Rocker ci ha mandato la sua pagella delle tre. Mo la leggiamo, dai. La leggo rapidamente perché è piccolina. Microsoft. Magari ci dà un'idea. Aspettative, Halo 2, Perfect Dark, qualcosa di decente da Rare, invece... magari. La realtà, Scalebound, Inside, interessanti. Microsoft mostra titoli first party privi di poesia, indie meno poetici e maturi rispetto a Sony. Nintendo si aspettava che dagli astri... Cazzo è Scalebound? Boh, non ricordo. Nintendo Restyle si aspettava il Restyle Price Cut di Wii U, Metroid per Wii U, Star Fox per Wii U 3DS, due o tre piccoli titoli autoriali firmati Miyamoto. Invece la realtà, Nintendo in evidente difficoltà e ritardo con Wii U, Star Fox non è altro che una tecnica. Pochi nuovi titoli annunciati, bene Zelda ma si è visto poco. Sony si aspettava The Last Guardian, qualcosa di MM per Vita, e cos'è MM? Uncharted 4. Vediamole quello, bro. Ah, ecco, è bello. Tantissimi indie poetici. Scalebound è quello di Camilla. Ah.
E invece la review, la realtà è stata niente Last Guardian, però titoli first party maturi e o poetici, rassegna di indie di qualità incredibile e sempre meglio l'ecosistema di Sony. Poi c'è una bestemmia, Grim Fandango, che è il grande team chef. Voto 9-10 Sony, 6-10 Nintendo, 5-10 Microsoft, 8-10 alle 3, grazie Barbone Rocker. Di questa Barbone Rocchio, Barbone Rocchio, quanta longevità c'ha questi tre? È come entrare in una panda rossa e dire, ma che, cioè, boh, vabbè, vabbè. Cioè, entri nella panda, però tu la vedi come una Ferrari sempre. Ma una panda? No, è una Ferrari. Cioè, ha fatto questo cazzo. Che vuol dire? Io non ho capito neanche la tua metafora, però andiamo avanti. Che lui è entrato in una macchina pensando di avere una Ferrari, anche se palesemente sta dentro una panda. Non puoi pensare che... quello sarebbe stato le tre della vita. Ma pure sarebbe le tre della vita, le tre, come ha scritto lui, no? Ah. The Last Guardian, sono tutte le cose, i desideri. Invece, cioè, uno se ha seguito qualche notizia, la realtà non è come è una guerra, è una guerra, felicità. Esatto. Dicevo, possiamo dolcemente traghettarci verso Sony, perché tanto qui il resto. No, penso che altre cose di Ubisoft non ci stanno da dire, no. No. Diteci? No. Allora, su Sony? Su Sony io non c'ero, quindi ho visto qualche trailer. Quindi state muto. Sì, ho visto qualche trailer così a sparso, perché non ho fatto in tempo a rivedermelo tutto quanto. Destiny... veramente sempre sta solita storia qua là e c'è il mare. Poi, ma il problema secondo me è che di sti giochi fanno vedere sempre la storia, ma la storia di sti giochi è così banale, così scontata, così stupida, ma che cazzo fai vedere a fare? Fai vedere un po' di gameplay, fai vedere qualcosa di bello del gioco in sé, non la storia, che cazzo me ne frega la storia. Poi vabbè, ho visto la scena che hanno fatto vedere di Dorder, che c'è lui che quando va indietro ogni tanto si gira, e quindi quello è l'achievement tecnico, che però lo faranno girare tipo con lo schermo. Ma dico che ti è piaciuto The Order? Ma per quello che si è visto poco alla fine, non è che posso o no? dire. Dopo, a me è sembrato Dragon Slayer, cioè zero proprio. Sì, in Io effetti. penso che se riescono davvero a integrare Ma che gameplay, cazzino. diciamo, non a cazzi, diciamo Ma che gameplay cazzino. cinematico alla Heavy Rain, che cinematico è una brutta parola, non c'entra in Cinematografico. cazzo col cinema, no, nel senso proprio ci vorrebbe una parola adatta che non c'è, e spara tutto, è comunque un gameplay più classico, in qualcosa che riesce a mischiare bene le due parti senza che sia ovvio la separazione. Quindi se riescono a integrare bene Quick Time Event in un flusso di gioco costante, potrebbe essere interessante, potrebbe essere anche una cagata. Si è visto troppo Disfatta. poco, in effetti. Le idee Togli alla base, secondo la me, ci parte action sono. per mettere qui time. Le idee alla base, secondo me, ci sono. Non è né futuristico né fantasy con gli spadoni né militare, quindi è una roba buona. Sono i baffi. Sì, i buffi sono sempre un problema. Sperando che poi non facciano tutto buio industriale, ci mettano un po' di colore, un po' di caratterizzazione, ambientazione. Potrebbe essere un buon gioco, potrebbe non esserlo, chi lo sa, boh, si vedrà, Vedremo, ciao. vedremo. Comunque, Sony ha droppato qualcosa, ha Madonna. droppato Little Big Planet 3, che artisticamente, essendo inglesi e non capendo molto di, come dire, armonia tra i colori, gusto estetico, insomma, non è che sono proprio campioncini gli inglesi, quindi purtroppo c'è il nostro problema. L'immaginario a me piace molto, diciamo che è la cosa che si avvicina di più a Nintendo e alla roba indie. Insomma, diciamo che Davide ci ha preso per un certo punto di vista, nel senso che Sony ha fatto la conferenza in generale comunque molto più Molto più hipster, furbetta. ma hipsterissima secondo me. Cioè, ha fatto una cosa.
come possiamo dire, cioè, del raffinato, quello con la sciarpetta e gli occhialetti e con il maglioncino a dolce vita per certi versi, molto così rispetto a Microsoft, che è proprio scacciata americana, così wanagana. Hanno fatto la roba così, dove intanto è mancato Tretton, perché è salito veramente un cameriere, un kebabar è salito al posto di Tretton, per quello che mi riguarda, che non mi ricordo come si chiama. Spencer? Non mi ricordo, che c'entra Spencer? Non lo so, sto dicendo nomi come mi vengono. Ma Spencer è di Mario. John, Andrew. Vabbè, quello che è entrato, quello che è venuto a posto di Tretton, diciamo, ieri. E ho fatto di studio order, che tutto sommato non si è capito dove finisce il gameplay e dove inizia il gioco. O meglio, le parti dove si è visto è meglio che non si vedevano, per quello che mi riguarda, per come è stato messo a chittate, vabbè. Hanno annunciato una bombetta del PlayStation Now, che praticamente entro luglio loro ce l'hanno da provare su PlayStation 3, televisori in Bravia, PlayStation 4, loro sì, in America, in Europa no. Neanche l'odore proprio. E hanno annunciato la Sgabbia, non c'è neanche pure là neanche l'idea. Aiutatemi. È il trailer di sprissimo di Last of Us Remastered. Cioè, è spaventoso, perché è veramente... Io quella scelta di far vedere il metagioco con le scene spoilerose non l'ho capita. Sì, cioè, alla fine se uno ci tiene gli spazi, vabbè che l'hanno giocato a me tanta gente, possono... Sì, lo so, poi c'è la scritta. Last of Us, ok. Mamma mia, cioè in quel trailer c'era tutto quello che si poteva... Mancava il finale, praticamente. Ma io sapete che vi dico, io da persona che non ha giocato Last of Us, non ho idea di che sia successo in quel video, non ho avuto spoiler. Voi ragionate, infatti, forse, da persona, esatto, che ha giocato Last of Us. Io non ho giocato Last of Us e non so cosa c'era in quel cosa facevano vedere. Infatti forse c'è sta cosa. Comunque... poi magari so pure io che sono deficiente, magari non c'è capito. No, magari uno lo vede pure un po' così, non è che lo segue tanto. Quando sai quello che succede, quello che ti stanno facendo vedere, insomma, c'ha il suo peso. Comunque, vabbè, questo c'è stato un boato in sala. Bloodborne, ragazzi, che è il nuovo gioco di Miyazaki, sì, finalmente. Dopo la città incantata e il castello errante di esatto, proprio quel Miyazaki lì, c'è ragione. Aspettate un attimo, no, posso parlarne? Nuovo gioco di Miyazaki, designer di Demon Souls e Dark Souls. Dark Souls 2 non è suo, quindi fa cagare, come ho già detto. Sarà la trama è praticamente quella di The Order, da ciò che dicono negli articoli, ovvero c'è questa malattia che trasforma la gente in bestie, quindi lupi mannari. Te sei uno che sta pure reinfettato con questa malattia e va in giro a picchia bestie. Ci sarà la personalizzazione del personaggio, tutte queste cazzate, e ci sarà Miyazaki ha detto che ci sarà molta più enfasi sulla cooperativa, però non ha spiegato come, e vuole fare un gioco in cui si esplora in cooperativa, ed è bello, Edge of Life, e vai Bloodborne, vai nei cieli più alti. Quando è l'uscita? No, forse sì può. No, un generico 2015. Poi tra l'altro credo che il 90% delle cose che sono state fatte vedere sono tutte nel 2015, o sbaglio? Vabbè, in sei mesi non è che puoi far vedere, cioè... Beh, insomma... Alla fine non... E poi c'è stato il momento... Ah, scusate, interrompo un attimo, sto vedendo... Questo conferma la vincita di Nintendo. Cioè, Nintendo ha fatto questo canale, questo live che si chiama Treehouse, quando è finita la conferenza, sta facendo vedere, ma mezz'ore, 40 minuti dei giochi che usciranno. Io sto vedendo X, che mi pare molto bello, e adesso sto vedendo Zelda Iron Warriors. Ma mi sembra una figata pure questo, io non vorrei... Ma sei quello che io mentre io dicevo, no, guarda che bello, ti dicevo, oh, no, che merda, ma, che merda. Lo sto vedendo adesso, con... mi colpisci, perché hanno fatto niente il Tempio di Zelda, cioè i templi con tutte... Vabbè, comunque poi si vedrà. È interessante Iron Warrior, perché a me non è... Figo, c'è tanta torniamo roba a noi. Fai. Esatto, torniamo a noi. Il momento indie dove è uscito, ha spiccato questo No Man's Sky.
come si chiama, e che vorrei che Davide ci rappresentasse in qualche maniera, che forse io non l'ho capito. Allora, è un gioco in cui ti pigli in astronave, poi vai in un pianeta con l'erba rossa, poi dopo vai in un pianeta con l'erba blu e poi vai in un pianeta con l'erba gialla, e ci sono i dinosauri, e sono grossi i dinosauri, fanno vuuu, e tu vai con la tua astronave e fai vuuu, esplosioni, vai, esplorazione, scopri cose, poi metti il turbo come faceva Han Solo e fai sì, bello che è in pratica è un gioco di esplorazione ancora in fase, diciamo, non embrionale, ma ci hanno ancora da lavorare, a meno di quello che dicono. Ci sarà un universo immenso, bellissimo, con i dinosauri, che è la cosa che mi interessa, i dinosauri, generato casualmente e graficamente ha uno stile molto bello, e impressionante il fatto che sia generato comunque proceduralmente, quindi se tutti i pianeti hanno la coerenza artistica di quello che si è visto nel trailer, è figo, e boh, è un gioco di esplorazione spaziale, non ce ne sono mai abbastanza. Soprattutto è un gioco di esplorazione spaziale che non è complesso come un dito in culo, come roba, come X, è un gioco di esplorazione spaziale per persone normali, il che è ottimo. Sì, poi è bello anche il fatto che puoi passare cioè senza interruzioni, passi dal pianeta allo spazio e poi di nuovo dallo spazio torni nei pianeti, e si vedeva nel trailer. Quello è pazzesco. Nel trailer che hanno fatto vedere, fanno vedere proprio che lui inizia in una caverna, si guarda un po' intorno, ci stanno un po' di dinosauri, poi entra nell'astronave, va verso lo spazio, verso il cielo, a un certo punto si tira dall'atmosfera, vede lo spazio, gli altri pianeti, ci stanno un sacco di altre astronavi in giro, spara e gli asteroidi praticamente mentre gli spara si staccano i pezzettini proprio come fossero dei... Siamo nella realtà. Esatto. E poi si dirige verso un altro pianeta e la cosa è quella, la figata, perché proprio fa vedere che... ma è bello anche che c'è la squadra, no? Che sono quattro a un certo punto. Anche quello, è vero. Però a me la cosa che impressiona di più è stato questo fatto che tu parti dal pianeta e vedi che ti avvicini, fin tanto che proprio c'è un movimento continuo dallo spazio alla superficie del pianeta, proprio ti avvicini e piano piano vedi tutti i dettagli. Quella è una figata, proprio una cosa da stare là a girarci le ore solamente. A fare su e giù per un pianeta giusto per vederlo poi. Sì, sì, perché quando tu con un gioco riesci a beccare quella meccanica che comunque è bella di per sé, ti dà soddisfazione di per sé, allora hai fatto centro. Poi tutto il resto come ha fatto Angry Birds, diciamo, e come ha fatto Flappy Bird. Sì, sì, no, pensavo più a un gioco che ho giocato tempo fa, che adesso non mi ricordo manco più come si chiama, dove si jet qualcosa. No, 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 jet qualcosa, dove praticamente controlli sti jet. Poi Jetpack Joyride. No. Temple Run. Ma boh, comunque quando metti una meccanica divertente è bello il gioco, quindi sembra figo. E poi non so, Io mi aspettavo Gage, invece non c'è stato. Qualcuno appunto si aspettava... Io mi aspettavo cosa, Nicolas Cage, manco quello c'è stato. Esatto, manco lui, della Asgardian. C'è stato un... Alla fine non aveva senso fare un trailer così di Uncharted 4, perché praticamente è un CGI di 20 secondi. Sì. No, guarda 40. Che hanno detto che non è CGI, prima di sì, andare il video. Ma alla fine ci sta perché... Ma ci sta, dai, anche quei filtri riescono già, se tu guardi The Last of Us è a quei livelli nelle cutscene, però ovviamente poi il gioco quando arriva il gioco diventa un'altra cosa, ovviamente. Sì. Quindi ci sta, ci sta tranquillamente che è così. E tra l'altro non abbiamo parlato di Tomb Raider, che è uscito c'è stato Rise of the Planet of the Tomb Raider. Che bel titolo. Io direi di andarci Tomb Raider, ragazzi, però non c'è gameplay, c'è questo trailer che ci dà tra l'altro ci dà un'informazione no, più che altro volevo chiedere a Davide che ieri, cari amici, Davide ha inaugurato il suo nuovo strumento, il sequelometro. Quanto è arrivato, Davide? Ah sì, il sequelometro dopo Nintendo è proprio esploso.
contando solo i giochi che ti ho visto in conferenza, quindi c'è tanta roba sugli show floor che non c'è, però contando solo questo che ho visto in conferenza, 43 giochi che sono Fins in funzin, fins in conferenza. Contando solo i giochi che si sono visti in conferenza, quindi robe solo show floor, no, 43 giochi che sono sequel. Bella, cioè, c'è proprio immaginazione nell'industria del videogioco, tutti questi giovani con l'immaginazione che fanno giochi nuovi ed interessanti. Dai, 43 sequel. Ci dice Gordon Gecko che non hanno fatto vedere né Gran Turismo né GT6 per non oscurare Drive Club. Esatto, che non c'era il gioco dove si vedevano le gocce di rugiada sulle macchine. Qual era? Era Forza. Ah, Forza, bene. Era Forza, Forza Horizon, Horizon 2. Davide De Benzo ti chiede qualche parola sul mitico Indie 3, che è l'antievento Indie. Allora, l'Indie 3 ne scriverà su TGM in tutte le edicole. È un po' molto hipster, continuo a apprezzarlo come iniziativa, anche oltretutto è tipo stato fatto in 3 giorni, quindi complimenti a loro per aver comunque riuscito a realizzare in 3 giorni un evento anche di moderata grandezza. Quello che lo apprezzo in generale semplicemente per lo spirito puramente punk rozzo, che ha un fascino suo, riflette molto bene proprio la scena più sconosciuta anche dell'indie, perché tutti, diciamo che è una bella dichiarazione, anche perché tutti oggigiorno quando pensano all'indie pensano a robe come Bastion, Giorni, Limbo, robe che alla fine non sono indie, che c'hanno i soldi, ma i soldi veri dietro. Pure se vedi robe, se chiedi alla gente probabilmente dirà che pure c'è il Dof Light e indie, quando invece c'è i soldoni dietro. Quindi fa piacere vedere gente che comunque lavora con pochi mezzi, fa robe veramente lo fai, veramente fatte nello scantinato di casa loro. Fa piacere vederli uniti come una scena, una massa, e vederli comunque collaborare e aiutarsi per dare visibilità l'un l'altro. È una bella, bella iniziativa. Ha tanto da migliorare, di sicuro, ma c'è spazio per migliorare. E oltretutto durerà tutta la settimana, quindi magari l'ultimo giorno sarà bellissimo. E soprattutto sono anche molto curioso di vedere come si evolverà magari l'anno prossimo, quando avranno più tempo per metterla su. Ma quindi alla fine che cosa fanno? Ci stanno quei due che fanno le carte in diretta? Allora, sì, ci sono quei due che presentano giochi che manda la gente. Ci sono alcuni panel, ancora non li ho visti, panel. Ci sono dei panel veri e propri in cui designer e robe parlano di argomenti di game design e di robe così. Ci sono gente che fa let's play di giochi sconosciuti, c'è Warp Door, che ha un canale. Warp Door è un sito di, tra gli altri, c'è Chris Priceman, che tratta giochi piccoli, principalmente freeware, e hanno il loro canale, che è Indie 4, in cui fanno, sì, tipo, non 24 ore su 24, ma fanno di continuo let's play di giochi sconosciuti, e semplicemente tutti vengono insieme e cercano di darsi visibilità l'un l'altro. È bella l'iniziativa, comunque, nonostante i due presentatori dal look discutibile, ecco. Ma. Simone? Sì, tornato. Che ci dici, allora, dell'Indie 3, Simone? Io che vi dico dell'Indie 3? Niente. Per quello che riguarda Sony, io direi che possiamo andare tra Sony e Nintendo, possiamo andare a chiudere, o cerchiamo di andare in verso chiusura. Chiudo con piacere io. Dicendo che Sony, no, nel senso, andiamo a prendere da Sony la roba saliente. Se ve la ricordate voi, Metal Gear 5, grafica da paura, trailer ultra cinematografico, editato anche da lui, quindi ci stavamo immaginando Kojima con Movie Maker che cercava di tagliare i pezzettini e montarli facendo le presentazioni. A me è piaciuto, anche se gameplay non si sa anche se sarà sempre quello, quindi proprio. Poi non si sa anche in che anno è ambientato, ormai hanno fuso gli universi, Otacon anche se non è nato c'è lo stesso, quindi vabbè, rimane un po' così.
La trama la prendono da Ritorno al Futuro. C'è Otacon che torna indietro nel tempo per far mettere insieme Snake e suo padre. Esatto, e va bene. E Biggio ci saluta e dice che vi ama tutti nel sedere. Anche noi. Anche noi a lui. Poi che altro ci stava, se ci ricordiamo qualche... Non mi ricordo tutto io, perché alcune cose poi hanno mischiato, perché alcune erano robe IA, hanno rifatto... Vabbè, Far Cry hanno principale fatto vedere il gameplay, Far Cry 4 era PlayStation 4, e dove c'era il gameplay, a differenza di quello dove puoi dare i calci... scusate, ma Rainbow Six... Ah, come che era la One More Thing di Microsoft, era, mi ricordo male. Probabile. Sì, era una roba di Microsoft. IA, perché c'era pure Teocrazia, mi sembra che era IA. E, che non era male. Comunque su Sony, abbiamo le culo che ha fatto questo. Ah, e tutti gli indie di Sony sono molto fighi. Hanno fatto ma ho trovato il Miami 2, okay, che c'era l'editor dei livelli. Come si chiamano quelli, Davide? Ti ricordi? Mi ricordo. Guarda. C'erano tutti quelli gli indie di Sony. Vabbè, gli indie di Sony. Che erano molto fighi. Erano molto fighi, c'erano 4-5 titoli in esclusiva molto fighi. Beh, dai, comunque magari possiamo anche riprendere la prossima puntata, qualche cosina un po' più... Cioè... Sì, stavo ricordando i momenti salienti, che mo limitarle così... non mi ricordo... Mirko, tu ti ricordi qualcosa di Sony? Di cose, Sony? Ma sai che ne abbiamo parlato di grossi? Il vuoto, i grossi abbiamo parlato tutti, non c'era qualcosa? C'è il gioco in cui c'è il pesce e l'uccello che si baciano. Ah, è vero. Che è una scopa futurata di Luxury. Beh, c'è stato, vabbè, di altre news c'è stato PlayStation Vita TV lì. No, PlayStation TV. Available in America. E poi che con l'abbonamento Plus in America daranno delle serie di telefilm da settembre, TV. E la prima è dicono che è la di Ubisoft, e la prima è Powers. Comunque Bendy suo scrittore. Comunque c'è Stefano Lucchi in chat che ci ha fatto l'elenco degli indie di Sony, sono Abzu, Entwined, la roba di Devolver come Hotline Miami 2, Talos e You Are Not The Hero. Dicono niente questi nomi. Sì. Ma c'era anche, quello di Team, il puzzle game. Il puzzle game. Merde. Talos era il nome di uno dei design document che ho portato per un assignment quest'anno, ma hanno copiato il proprio, ste merde, sì. C'è anche Magica 2, Magica 2. Ah, col trailerone simpatico che non trova lavoro, il pupazzo di Magica 2. Ah, e ci stiamo dimenticando anche cosa? Grim Fandango che... Grim Fandango che però Tim Schafer ha già detto che in futuro avrà altre piattaforme. Tim Schafer. C'è anche Let It Die, ha detto carino quello del team di Suda 51. Dei team. Let It Die, com'era? Let It Die. Poi. Che cos'è Let It Die? Niente, first party è quello fatto dai gruppi di Suda lì. Mario 64 ci ricorda pure Evolve, in effetti ce lo siamo dimenticato. Hanno fatto vedere Evolve su Microsoft. Sì. E tu fai il mostro, gli altri fanno i buoni, diciamo. Tu fai Cthulhu e gli altri fanno. Ah, hanno fatto vedere pure Mortal Kombat per caso. Cos'è? Sì. Sony. Che bello. Mortal Kombat 10 del Gameplay. C'era proprio bisogno di quello stile. Cioè, lo volevamo tutti un bel ritorno a quello stile da GOT anni 90. I personaggi con le spine, dai, c'hai Smash Bros, Davide. Ma molto, molto meglio che giocare un gioco che l'ha disegnato un GOT degli anni 90, praticamente, con questi personaggi tamarrissimi. Pure Batman c'era, un'altra fiera del tamarro. Ah, beh, bello Batman, sì. Robocop. Mannaggia la puttana.
e poi la macchina a un certo punto si prende a esce fuori un mitra e si prende a cannonate con i carri armati. No, ma no, oh, ma poi prima, e Mirko sa che è proprio tradizione di Madman, vero? Dai, armato, vero? Quello che dicevo io è una roba che mi dà fastidio, però a me è il design della città, che già si vede che è proprio è Disneyland pitturata de nero alla fine, è un parco giochi, cioè Gotham dovrebbe essere, sai, piena di crimine, cupa, eccetera, no, è un parco giochi con le come si chiama, gli otto volanti che fanno la giravolta invece delle strade. Me la fanno un'altra volta se sei attento. È come, come la nostra Ish, è un parco giochi pitturato di nero. Scusa, ma Rainbow Six Siege dove ce lo siamo per... Era mai, ti ho detto, forse è l'ultima di IA. Era Ubisoft, dicono in chat. Ubisoft, è vero, è pubblicato, è fatto... Dove saremmo senza la chat? Avessimo finito già di giro No, fa. Stasera stavo, manovriamo con difficoltà stasera. E che cazzo di altro c'era? Grazie, vabbè, passiamo a Nintendo. Va bene, Nintendo. Sì, recuperiamo oggi cose. Abbiamo fatto l'ultima conferenza, quella di Nintendo. E che dire, io sono rimasto soddisfatto. Per me è stata la conferenza migliore, ma io sono un Nintendaro. Voglio un commento da Bruno e Mirko, che non sono contento. Voglio, mi piacerebbe sentire loro cosa che l'hanno colpito. Sì, a me è piaciuto molto proprio come è stato fatto, come è stato organizzato, con molta ironia, con le parti fatte dai tizi. Molto umiltà, umiltà. Fatte dai tizi di Robot Chicken, credo che siano, che hanno fatto le parti. Sì. Poi la parte iniziale, che si vede quello, il giornalista delle tre che rompe i coglioni, che Reggie prima lo brucia, poi lo fulmina, quella bellissima. Perché Nintendo fa... cioè sembra che non capisca un cazzo di marketing, invece queste cose dimostrano che ne capisce pure bene. E poi i giochi che hanno fatto vedere sono tutti... Il problema di Nintendo, secondo me, è sempre quello, che alla fine i giochi sono quelli e se non c'hai un forte supporto delle terze parti, puoi essere simpatico quanto vuoi, puoi essere apprezzabile quanto vuoi, però se ti manca il Call of Duty, l'Assassin's Creed, tutte ste robe qua che saranno mainstream e tutto quanto, però se sai già che ci trovi solamente quelle robe là sulle console Nintendo, io pensavo quasi quasi che forse c'avevano ragione quelli che dicevano che sarebbe buono se diventasse... Giochi mobile! No, giochi mobile, però se diventasse... Giochi a mobile per Nintendo! Sarebbe molto più semplice, sicuramente, la situazione. L'app Mario, con Mario che salta e deve evitare tutti. Davide, dai, fai finire. Mi sa che l'hanno fatto, tra l'altro. No, sarebbe molto più semplice per noi altri inglobare Nintendo, inquadrarla nel mercato generale, però per il resto comunque hanno fatto vedere che ancora una volta Nintendo, quando gli altri stanno là sempre col pepe al culo per gli investitori, per la scena della stampa, per tutte le puttanate insomma che girano intorno all'industria, Nintendo va dritta al sodo. È stata molto bella la frase che hanno detto durante la cosa, che hanno detto: ah sì, noi di Nintendo siamo fatti così, che pensiamo che ogni tanto è bello divertirsi. Oh, una cosa semplice che però ti dice, questi pensano a giocare, ti fa vedere poi anche che alla fine i videogiochi sono anche una cosa infantile, di divertimento proprio da bambini, perché Sony e Microsoft sono tutte e due disperate, soprattutto Microsoft, di fare il videogioco tra virgolette adulto, in cui spari, sangue, violenza, budella. Invece Nintendo proprio, e forse anche no, questo è un suo, secondo me, limite di questo target molto... Il target non è adulto, cioè vediamo da una parte Nintendo che cerca di fare, io un paio di per bimbi, Nintendo cerca di fare prodotti per tutta la famiglia, al contrario Microsoft e Sony, ma Sony punta proprio agli hipster e Microsoft punta agli adolescenti alla fine. I maturi mi sa che non c'è nessuno, cioè sì, maturi nel senso... Perché maturi è davvero un modo dei videogiocatori per masturbarsi, anche quando lo dicono in modo ironico, per dire che loro sono maturi, quando invece giocano ai giochi che si spara e esce il sangue.
Sì, esatto. Davvero può piacere o non piacere, ma davvero se si vuole dire un gioco maturo, forse maturo a livello di timing, anche tanto come struttura alla fine. Però può piacere o non piacere, ma qualcosa come Dinner Date c'ha temi un pochino che esulano e sono più trasversali per un'età matura. Sì, no, ma Più che un gioco infatti dove spari e se il sangue se militare, che è proprio un parlavo ragazzetto in senso adolescente. lato, ma pure in senso lato, nel senso che No, ma sì, ma si parla sempre in senso lato, però alla fine quando queste definizioni rimangono nell'immaginario si finisce per danneggiare anche sia il nostro vocabolario, sia proprio come parliamo dei videogiochi. parole sono Capito, quello che cazzo importanti, le dici, parole eh? sono Sono importanti. Le parole sono importanti, come diceva il caro Moretti. Quella della birra, ricordiamo, Infatti, Moretti. buona birra a tutti. E poi per il resto i giochi che hanno fatto vedere è stato molto bene, mi è piaciuto molto anche come hanno presentato i vari sviluppatori. Aonuma finalmente che si è comprata una giacca e non c'ha più la Aonuma è felpa. diventato il George Clooney del Giappone, lascia Sì, che fino a stare. mo' Dai, pareva, fascia. fino a mo' voleva fare Assassin's Creed col cappuccio, invece mo' finalmente si è comprata una giacca, ha capito che c'ha la sua età e quindi è diventato uomo pure lui. È bello, poi è bello anche come dicono: ah sì, perché il mister qua, cazzi in culo san, ci voleva far fare sta cosa e noi l'abbiamo fatta. Bello, bello, cioè queste cose che fanno vedere gli sviluppatori dietro le quinte, però fanno vedere, cioè, molto rilassato, non come per Vabbè, esempio. rilassato, c'era gente che si era persa in un'industria tessile lì e invece di salvarli gli hanno fatto l'intervista. Sì, no, però voglio dire, non come quello per esempio di Criterion durante le cose IE che dicevano: oh, abbiamo fatto il gioco, oh, dobbiamo fare un altro gioco, come dobbiamo, cioè, sempre quella cosa. Oh. Invece Nintendo proprio rilassato, tranquillo, proprio ci mancava solo tipo Jamaican Friend. È la calma di chi sa che ha già vinto, Bruno. Ma boh. E vabbè, hanno Senti, fatto. Mirko. Sì, vai, poi magari parliamo anche dei giochi. Vai, Mirko. No, proprio Sì, buttiamo. No, io parlavo, dare, cercavo un gancio, ma secondo me abbiamo fatto ha tirato altri discorsi. fuori dei bei titoli, perché comunque Bayonetta 2 con addirittura l'1 in corpo, cioè nella stesso gioco, cioè insieme i X, cioè ha dei bei giochi, che dei bei assi che avrebbe dovuto tirare fuori magari un anno e mezzo fa. Ma Problema, se la problema. prende con calma, Nintendo. Ma guarda, da un certo punto di vista mi è sembrata quella più superiore, ma nel senso che loro hanno fatto la loro cosa, si vedeva che erano un po' fuori, non per loro scelta, ma perché come percezione, eccetera, che erano un po' tagliati fuori dalla sfida, Microsoft, Nintendo, Electronic Arts, eccetera. Loro hanno fatto il loro spettacolino. Parlate, hanno tirato fuori delle ottime cose. Il problema che ti dico io, che vedo sempre Nintendo, è che su di me c'è un appeal veramente di due titoli su 50, cioè. Poi si critica Call of Duty tutti gli anni e ci si spara le gran seghe per Mario, poi Mario Maker, tutte quelle cagate lì, cioè, boh, Mario mamma. Cioè, Merola anche. che è veramente Mario Big Planet, no, basta, basta, cioè. Vabbè, Mario Da. Maker in realtà è una stretta di mano, perché Mario, il primo Mario ancora, Mario e anche Super Mario World hanno ancora una comunità di modder attivissima Esatto, oggigiorno. l'hanno legalizzato. Sì, è semplicemente Nintendo che gli dice: voi esistete, li facciamo fare noi le mod, che problema c'è? Ce li mettete sulla nostra console, così tutta la vostra comunità ora invece arriva su una console vera e ci fa numeri a noi. È intelligente come mossa. No, ma io ti dico, il problema infatti non è, il problema è mio, cioè che mi sono rotto il cazzo di che tu con ogni conferenza Nintendo ha sempre la stessa scaletta, cioè c'è Kirby, c'è Yoshi, poi domani tireremo fuori un gioco su Bowser, domani su un'altra tartaruga lì del cazzo, domani su quell'altro, cioè mi Tecnicamente stanno a fare veramente Mario e tutti, Luigi tutti, tutti, Viaggio a al turno gli centro di tocca tutti Bowser è un gioco Nintendo, su quei tre Bowser. personaggi. Poi Bayonetta nel vestitino di Link, quello di Metroid, tutto. Pure Wow. quello di Peach, cioè. Meglio pure. E tra l'altro non è stato detto durante la conferenza, però è stato annunciato che Devil's Third, il gioco di Itagaki, quello che da quando se n'è andato da Team Ninja che stava facendo questo gioco, è diventato un'esclusiva Wii U. Ho visto un trailer e boh, non mi è sembrato così accattivante, anche se poi là bisogna vedere quando esce.
però qual Devil Third? Ma si è vista una foto. No, è uscito anche un trailer adesso. Hanno fatto vedere un trailer. È uscito di quello e Doom 4. Ah, sì? Doom 4 sì. Volevo vedere. Com'è? Tu l'hai visto, Mirko? Quello è Doom 4 esclusiva. Si vede un mostrone e basta. Sì. E dice, ne saprete di più al QuakeCon. Vabbè, allora. E per il resto, come dicevamo, ragazzi, Zelda. I giochi, sì, appunto, Zelda mi ha colpito molto per l'impatto proprio che alla fine hanno fatto vedere solo una schermata, no? Col prato, il cavallo, sembrava molto Shadow of the Colossus, come... Ma più che altro c'aveva sto colpo d'occhio dove per Wii hanno dovuto... Sì. Dove Wii, per Wii hanno dovuto, dovevano inventarsi le sfumature di colori d'acquerello, invece qua ti dà comunque ampio respiro. Poi sì, ci sarà Shadow of the Colossus. Io vi consiglio di riguardarvi poi la presentazione, perché quello che dice Onuma mi ha fatto bagnare dura, nel senso che loro si sono ispirati per Zelda sia Wind Waker sia al primo Legend of Zelda, perché sono quelli più aperti e vogliono fare praticamente un free roaming, ma basato sugli enigmi invece che sulle mazzate, e tutto con l'infrastruttura di Zelda. Bello, 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 bello. Sì, io ho paura perché Aonuma torna a dirigere dopo che Skyward Sword non era suo, bel gioco, ma era dopo l'incidente. Sì. Ci sono tutti i pretesti per un gioco fantastico. Vedremo. Smash Bros. La botta, ragazzi, sono le statuine. Quella è una botta vera. Come si chiamano? Amico. Amico, penso sia una società. Sono gli stessi che fanno quelle di Infinity, da quello che ho capito. Sì. Però scusate, prima Sony si sono scolati GTA 5 su PS4. Vabbè, sì, grazie. Gli amico di GTA 5. Sì, dai, sta cosa, ma è proprio che quando vedi le robe Nintendo ti viene da dire, minchia, ma io ho 35 anni e devo giocare con l'amiibo. Ma perché te hai poca sicurezza di te stesso, diciamo, Bruno. Sarà per questo. Te devi dimostrare uomo perché hai dell'omosessualità latente. Cioè, tu pensa se vado al GameStop... Invece chi è fiero della sua virilità è eccitato per gli amiibo, perché ti puoi salvare il tuo personaggio sull'amiibo e poi lo fai crescere. Allora, ti dico una cosa, compratevi subito l'amiibo dell'i fitness, come cavolo si chiamava, del fitness game, perché probabilmente ne venderanno un'unica copia e sarà ricercatissima tra 30 anni. Comunque il concetto è che quelle statuine dovrebbero essere compatibili anche con Mario Kart, Mario Party 10. Saranno cross game. È devastante, una roba bellissima, e sono bellissime statuine, cioè la cosa che prende di più è proprio la bellezza proprio della fattura delle statue. Parlando di Smash Bros, comunque continua a sembrare strabello, fra il gioco Wii U che ci mettono dentro di tutto e di più e la versione più piccola ma portatile, che è il mio sogno da quando ho perso un anno della mia vita per sbloccare tutto in Brawl, Brawl, quello per cui era Brawl, bello. Io veramente mi chiedo cosa fa Nintendo, la gente che si critica il Call of Duty perché non c'è niente, e poi Nintendo tutti gli anni con le stesse robe, però sono bellissime, e tutti i nintendari aspettano. Ma il problema di Call of Duty non è che è sempre questa roba, il problema di Call of Duty è che è roba brutta. Ma il problema è che Call of Duty si porta appresso una narrativa, proprio come diceva Davide, per gli adolescenti testosteronici. E invece Smash Bros. Rimane per gente, cioè, di 6 anni. Smash Bros. Sì, è più... Smash Bros. Guazza nella sua semplicità e nella sua... Smash Bros. È... Cioè, alla fine dei conti, Smash Bros. È un gioco iPhone. E quindi, cioè, da una parte chi dice per mobile qualcosa ce l'ha, è un ottimo gioco di phone, è uno dei giochi phone migliori come filosofia, dico. Sono belli perché ogni volta che c'è un gioco Nintendo sai che avrai qualcosa di semplice e di genuino anche da un certo punto di vista, perché si vede che director come Sakurai ci mettono comunque l'amore in fare quello che vogliono, mentre magari io oltretutto, di nuovo...
se devo parlare da un punto di vista di puro design, trovo Call of Duty, nonostante lo trovo un peggior gioco, più interessante di qualcosa come Smash Bros. Però Smash Bros è qualcosa che davvero si è palpabile l'amore che c'è dietro, è palpabile comunque un tipo di approccio diverso al videogioco, ed è alla fine sempre gradevole da giocare, cosa che non si può dire di Call of Duty. Poi che sia sempre uguale, sì e no, nel senso che questo sembra molto, su questo hai ragione, questo sembra molto uguale a Brawl, ma per dire, fra Brawl e Melee c'è un abisso, diciamo, che cambia, cioè sono due giochi diversi praticamente. Idem fra Melee e Smash Bros. Per Nintendo 64. Sembrano uguali quando non li si gioca, ecco, come gli Zelda, che non si riesce, che chi, per chi li gioca sembra sempre lo stesso gioco, mentre invece ci sono giochi radicalmente diversi, vabbè, come raccontati che, con lo stesso linguaggio, come quelli che sentono la musica tunz tunz, dicono ah, per me queste sono tutte uguali, tunz. Va bene, vabbè ragazzi, comunque Star Fox qualcuno l'ha visto? Non l'ho visto. Esatto, poi aggiunge Backsoft, Nintendo mica Smash lo fa tutti gli anni, l'ultimo Smash. No, vabbè, scusate, è a rotazione, un anno Mario, l'anno dopo Zelda, l'anno dopo Mario Kart. Mario ti capisco, perché Mario sta davvero diventando sempre uguale a se stesso, piaccia o non piaccia. Su Mario ti capisco, sul resto no, troppo. Mario Kart forse pure, Mario Kart è un gioco diverso proprio come struttura. Il problema, sai qual è? Che alla fine Nintendo è come quando vai tipo nel posticino che si mangia bene, le cose genuine, te le porta tutto buono, però poi ti vedi il McDonald's con tutte le salse che colano, tutto fumante, e pensi, che faccio? Vado al McDonald's che poi ogni tanto mi faccio pure, misturo le arterie, o vado sempre nel posticino che ti fanno le cose buone? Purtroppo questa società consumistica, ci vuole il McDonald's, ci vogliono le cose. Comunque, c'ho un elenco degli annunci qui, vorrei un attimo elencare roba che magari non si è vista nella conferenza, oltretutto, per dire, brutto io non avevo già uscito, hanno annunciato, vabbè, l'adattatore per il GameCube controller da mettere sul Wii U, che non ce ne frega un cazzo. Da mo' abbiamo detto. Harvest Moon 3D, che per, non so, per 3DS, che interessante. Pushmo World, che Poolbox, se l'avete giocato voi, era un po'. Pare che quel foglio non è confermato, se stai leggendo la foto del foglio. No, non è il foglio, è resume di quello che è successo da Neo Graf, è riassunto quello che è successo. Ah, ok. Delle robe stato che citato nella conferenza Sony, sia Neo Graf che Reddit. Questa è praticamente la roba che c'era sullo show floor. Pushmo World, comunque, che è il seguito di Poolbox, puzzle game molto carino per 3DS, sempre per 3DS. Poi vabbè, robe che non so, Alphadia Genesis, che è un RPG per Wii U, A-Train Simulator, sti cazzi, e Saturni Trilogy, che è interessante. E poi, vabbè, poi c'è la roba che già sappiamo. Ah, un'altra roba che non si è vista, che mi è piaciuta molto, molto, molto a me il trailer, è Fantasy Life, Fantasy World, fammi cercare, l'avevo twittato. Che comunque sembra un misto fra Harvest Moon, un dungeon crawler e Little King Story, art style carinissimo per 3DS, davvero sembra un giochino piccolo ma molto interessante, molto bellino, proprio giochi giapponesi old style ma con un touch moderno. Fantasy Life si chiama. Andatevi a vedere il trailer, mi è piaciuto molto, mi ha colpito, ed è un gioco che aspetta. Bene. E la chat dice qualcosa su... La chat c'ha qualcosa da aggiungere? Niente di particolare, Mario 64 va a dormire perché l'abbiamo insultato. E noi, io direi che questa è la cosa più importante che potevano dire in chat, Mario 64, perché direi di seguire l'esempio. Se non ci abbiamo, possiamo fare uno sfogo veloce riguardante le tre cose del genere per salutarci. Che dite voi? Sì, salutiamo. Tanto poi in questi giorni siamo tutti un po' spompati. In questi giorni ci avremo. In questi giorni ci avremo altre cose. Ah, io l'unica cosa che vorrei dire è, vabbè, Yoshi World visivamente fantastico. Bellissimo.
Hyrule Warrior interessante, nonostante tutti facciano gara, a me mi dispiace affatto. E Kirby and the Rainbow Course, che è praticamente il seguito di Kirby Canvas Course, applausi, perché Kirby Canvas Course era un gioco della Madonna, bello, 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 uno dei primi giochi per DS. E questo è il gioco di Gesù. E questo è il seguito, ed è il gioco di Gesù. E con questo possiamo salutare, suppongo. Bene, bene. Ah, vogliamo fare uno sfogo veloce o ci riteniamo? Io non ne ho. Il mio sfogo principalmente ti dice che alla fine, tutto sommato, come dicevo all'inizio, questo E3 mi è piaciuto, bravo E3, bello, e poi ovviamente ci sarà la gente che si lamenterà, già ho detto un po' di gente che questo E3, però alla fine dai, è stato garbato questo E3, poi con Nintendo è stata proprio la ciliegina sulla torta questa conferenza Nintendo, quindi... Bravo E3, viva il mainstream, viva l'E3. Il mio sfogo è contro l'E3 perché si ostina a perseguire questa idealizzazione di una conferenza centralizzata di il videogioco con la I e la L maiuscole in un'industria che ormai non è più centralizzata da 10 anni, in cui lo sfogo soprattutto è verso il media che continua ad ostinarsi così forte nel venderci queste tre come la conferenza centralizzata del mondo, quando non lo è, ed è brutto per il videogioco in generale, quindi saluti. Bene, e... eccoci. Mirko, c'hai uno sfogo da fare, tipo andate a fanculo che ho sonno, puoi pure dirci questo, eh? No. Tutto sommato mi sono divertito. L'E3 è quella volta durante l'anno in cui proprio ti dedichi per 12 ore in sta maratona che non ha nessun senso, però è piacevole farla. Non mi dispiace. Poi i giochi tanto mi inculeranno nei miei prossimi 40 milioni d'euro nei prossimi mesi, ma va bene. Bellissimo, benissimo. E io vi dico che bravo E3, che secondo me ci rifaremo, a parte che dovremmo abbozzare. Bravo E3 insegna gli angeli a fare questioni. Sì, dovremmo ragionare a bocce ferme su tutto quello che abbiamo visto, perché secondo me c'è un problema proprio di stanchezza che ci ha nebbiato un po' determinate cose, però l'idea sul... A tutti, a parte Bruno che si è dormito 1000 ore fra le tre là. Ma Bruno lavora, non è che poi sta con le mani... Vabbè, lavora. Controlla tutte le piazze di spaccio a Cesena, cioè, vai a riscuotere da Alina... i miei uomini. Esatto, oppure queste che i rumeni si chiamano tutti Giovanni, Mario, non c'è uno che ha il nome normale rumeno, sono tutti Giovanni, Mario, quindi vabbè. E quindi per dire niente, ciao. Per darvi una buona notte e ricordarvi che Freeplaying torna ogni martedì su freeplaying.it, appunto. Ricordate di stare sintonizzati su Freeplaying. Esatto, e che tra 2 mesi più o meno avremo la Gamescom, che ci vedrà protagonisti dei commenti alle conferenze varie, e dove vedremo Breaking Quantum Break. Quella dovremmo c'è. Fare live. Sì, dovrebbe essere molto più umana, visto che gli orari sono i nostri. Poi vediamo, perché potremmo stare anche in vacanze per quei giorni, magari vediamo. Comunque, Hawaii, con le vostre esatto, questa è stata la 95 puntata 95 di Free Playing, e con me sono stati Bruno Barbera. Ciao. Dove ci troviamo? Ciao, dici qualcosa. Su Twitter, recensopoli.it, indivolto.it. Perfetto. Davidone Alexandrone Fiandra. Ciao. Twitter Ominimpo, dove scrivo tutti i miei commenti sulle tre, e ogni tanto su TGM, ma non mi ricordo mai in che numero esco io, quindi compratelo tutti i mesi per sicurezza, e ogni tanto c'è pure che giro che ha fatto. E Mircolone, ciao, dove ti troviamo? E a sto giro solo su Facebook, basta. Grande, grandissimo. Bene, io sono Simone Cognome, e mi trovate su Twitter con chiocciola Ben Mausene, o cercate Simone Cognome, su The Shelter Network, su freeplay.it e su RAM Computer. Venite a chiedermelo in privato, che io vi racconto come ci si arriva. Bene, dito ciao, salutiamoci tutti. Ciao. Ciao a tutti. Ciao.
Aisha. 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 Ah, écoute moi. Aisha. Ah, ora sì. Ma quindi si è capito che cosa c'ha Iwata? Che problemi di salute? Eh no. Eh no. Butta il link della live, dai, dai. Yes. Così facciamo depressurizzazione. Ragazzi, io vi saluto. Ciao. Ciao Mirko. Buonas noches. Buonas noches. Ok, quindi passiamo su Hangout. Quindi passiamo su Hangout. Pronto? Niente canto però, bro. Ah, quindi ci sì. No, dicevo passiamo. Se mi dai il link, sì, dammi il link di Hangout. Ah, subito. Dammi il link, dammi. Lo metto qua sopra e poi esco. Bravo. Ricevuto? Sì, questo è sicuro. Eccoci. Tu Simone hai visto? Yeah, sto entrando. Ok, ciao. Oh, impostazioni. Intanto io ho scoperto che l'edificio che sto vicino io non è la posta, ma... Buonanotte ragazzacci, ciao a tutti. Notte. Diceva, c'è Simone? No, non c'è Simone. Pronti! Ciao. Ciao a tutti. Ciao. 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 Intanto qua sto qua che smette, la situazione. Stoppa la diretta. Simo, che sei? Eccolo. Dicevo che ho scoperto che l'edificio vicino a me non è l'edificio postale dell'università, è invece il